Boiate! Allora, buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio. Come va? Madonna, mi sono lavato la faccia, c'ho la barba bagnata. Buon pomeriggio ragazzoni, buon pomeriggio, buon tutto. Buone cose, Dio Madonna, c'ho i ciuffi che volano, mi faccio schifo. Guarda, ah, qua, sta fermo. Sto ciuffetto di merda, sta dritto. Allora. Buongiorno Malli, che ho visto che hai delle emoticon molto strane, che fra l'altro nel mio chatbot vengono viste con una cosa diversa, però vabbè, fan di Ferri, spottatissima. Buongiorno comunque anche a Bonfi, buongiorno a Testimone, buongiorno, buongiorno. So simulare l'anatomia di una vagina con le labbra. Bene Testimone, direi che sei sulla buona strada, anche oggi c'è la speedrun per il ban. Sexy no, Andrea, sono uno schifo, sono uno schifo. Poi è passata una notte di merda, ragazzi, non avete idea. Cioè, preferirei sognare le teorie di lore su Deltarune. Cioè, ho passato una notte orribile, orribile, schifosa. Inimmaginabile, proprio. Mi sono svegliato a una certa che pensavo di avere un infarto, è stato bellissimo. Cioè, ho sperato che fosse un infarto vero, che almeno crepavo, però no, nel senso, si crepava un po'. Il muro perché voglio fare un attimo una rimodernizzazione della stanza, non crepo io, ovviamente. Io lo so, ma non Deltarune. Come? Cosa sai? Cosa sai? I sogni? Ah, anche se io ho una teoria di questo gioco, ma Lori, è il benvenuto in questa chat, è il benvenuto. Oggi si fanno teorie, ma alla grande, anche perché credo che il divertimento sia finito. Dai, non può essere un altro episodio solo di meme. Su. Si crepava dalle risate, esatto, si crepava dalle risate, no? Si muore dal ridere. Insomma, detto questo, fatemi chiudere la mia live che mi dà fastidio vedermi. Ok, ragazzi, oggi probabilmente è l'ultima live. No, non è vero, probabilmente domani salto la live. Devo ancora vedere un pochino gli impegni della giornata, però forse la live di domani non c'è e la faccio sabato. Quindi credo che in due live si possa finire il gioco. Vediamo se saranno necessarie due live o di più. Io spero di finire questa settimana. Così la settimana prossima, live minori, iniziamo, ricominciamo con Hollow Knight e magari qualche just chatting. Potremmo già fare una live di Hollow Knight, che ne so, martedì, e sabato prossimo fare una live su di just chatting, che pensavo di fare la live di just chatting per discutere dei remake di Diamante Perla. Però vediamo quante live ci mettiamo a finire sto Deltarune, anche perché se anche oggi arrivassimo tipo al boss finale, dubito di avere il tempo di fare bene anche il post game, no? Cioè il post game, no? Più che post game, il controllo generale della città al piano di sopra e cose del genere. Quindi ecco. Live su Dark Souls arriverà prima o poi, ragazzi, in realtà arriverà, però sul nuovo setup. Quando avrò il nuovo setup farò sicuramente dei Souls-like o dei Souls, mi piacerebbe fare. Stavo pensando di fare un Dark Souls 3, una run su Dark Souls 3 lunghissima, perché mi sto rinfottendo con quel gioco. È probabile che quando avrò il setup mi sarà di nuovo passata la voglia di Dark Souls 3. Però, se invece se ottimizzo i tempi, è probabile che il setup nuovo mi arrivi a un mese, due o tre dopo Elden Ring. Quindi magari Elden Ring da PC. Ultra live, ultra figo, ultra teorie, ultra cose. Non è una brutta idea, non è una brutta idea. Mi limiterò, cioè eviterò di guardarmi live di altri così non mi spoilerò. A parte questo, passiamo ad Deltarune, ragazzi. Passiamo ad Deltarune, direi di buttarci subito perché ci sarà tanta carne al fuoco. Allora, a livello di teorie siamo allo stesso punto dell'altra volta, allo stesso punto di ieri. Non c'è nulla di così nuovo, a parte il fatto che abbiamo visto che è diventato più predominante la presenza di come cazzo si chiamano? Birdly e Noelle, che sono due compagni di classe. È quindi probabile che non siamo gli unici, cioè è probabile, è provato ormai che non siamo gli unici ad avere la possibilità di entrare nei mondi oscuri. E ogni persona nel mondo oscuro ha una versione nuova di se stesso, che è anche la versione esagerata delle proprie caratteristiche.
Perché se ci pensate, Susie diventa, no, una combattente con attacchi pesanti e tutto quanto. Però durante la storia impara ad essere più tenera, ad apprezzare di più gli amici, eccetera, eccetera. In questo capitolo, Noelle, che era ultra timida nel mondo reale, arriva qui e si mette a fare praticamente un healer alla Ralsei, cioè esaspera ancora di più le sue caratteristiche di timidezza, di riservatezza, eccetera, eccetera. Insomma, un introvertismo, introversità, introversismo, una cosa del genere. Detto questo, mi sa che tutto il capitolo 2 si baserà sul dare coraggio a questa ragazza. E questo potrebbe essere appunto la linea conduttrice di tutti i capitoli. Cioè, in ogni capitolo magari ci saranno nuovi membri della classe. Infatti, non vedo l'ora di vedere il capitolo Tammy. No, non credo arriveremo a Tammy, però boh. Magari una memata con Tammy ci starebbe per, insomma, migliorare un po' la condizione di vita di tutti gli abitanti della città. E quindi, chi è che sta pianificando questa cosa? Chi è che vuole che tutti gli abitanti della città scendano nel mondo oscuro e crescano e migliorino se stessi? Probabilmente Ralsei. Però bisogna capire bene qual è il suo interesse finale, no? Abbiamo discusso anche l'altra volta del fatto che la città potrebbe essere una sorta di Truman Show, no? In cui siamo noi l'unico umano che viene intrappolato in questa città, che non sa nulla in realtà della stranezza, un po' più che alla Truman Show potrebbe essere alla WandaVision, no? Una città intrappolata in una condizione che non conoscono, pensano che tutto sia normale, e in realtà fuori c'è la gente che sta cercando di liberarli, perché c'è un'entità all'interno della città che sta controllando tutti quanti. Potrebbe essere una cosa del genere, e a quel punto Ralsei potrebbe essere colui, cioè Ralsei, Asriel, è colui che ha scoperto questo segreto, e attraverso questi mondi oscuri sta cercando di liberare tutti. Forse, no, facendo una collaborazione fra gli abitanti del mondo oscuro, che nell'altro mondo sono oggetti, e gli abitanti del mondo reale, che diventano campioni in questo mondo oscuro. Ti prego, metti in gioco questa musica che metti. Ah, cioè, è vero, non è la migliore schermata. Aspettate, vado avanti almeno di una schermata. Eccoci qua. Ma in realtà io ho anche finito con le teorie. Ecco, bisogna vedere qual è il piano della regina. Adesso parliamo un po' meglio del nostro capitolo. Qual è il piano della regina? Ancora non si capisce. Cioè, il piano della regina, l'ultima volta ho discusso che potrebbe essere un classico esempio di funzione obiettivo di un'intelligenza artificiale che, per raggiungere appunto questa funzione obiettivo, impazzisce e inizia a fare cose che apparentemente sono per l'intelligenza artificiale ottimali per raggiungere questo obiettivo, ma in realtà distruttive per tutti gli altri. Cosa ha causato questa modifica della sua funzione obiettivo? La comparsa del Cavaliere e della Fontana Oscura. Bisogna capire, ancora una volta, chi è sto Cavaliere, perché ha questo potere enorme, probabilmente legato alla Fontana Oscura, o addirittura è lui la causa delle Fontane Oscure, perché è in grado di distruggere interi mondi. Cioè, una Fontana Oscura, nel momento in cui viene chiusa, elimina il mondo. Questo lo sappiamo, non è una cosa bella, ma allo stesso tempo viene presentata come una cosa brutta, perché se la fontana rimane accesa, l'equilibrio fra luce e oscurità si spezza. Forse è la stessa accensione delle fontane oscure a creare i mondi oscuri, in un certo senso. Potrebbe essere che i mondi oscuri in realtà non esistono. I mondi oscuri vengono creati quando si accende la fontana, in realtà quel passato di quando la fontana non era accesa probabilmente non esiste. Cioè, sto pensando che in effetti potrebbe essersi accesa una fontana oscura nel mondo delle carte, dei giocattoli, e in quel momento lo sgabuzzino è diventato un portale per il Regno Oscuro. Fino ad allora, invece, non potevi. Lo sgabuzzino era un posto normale, così come la stanza di computer adesso. In realtà, probabilmente, nel momento in cui viene creata questa fontana, anche gli abitanti di quel mondo hanno una sorta di ricordo di cos'era prima, anche se prima non esisteva nulla, no? Una sorta di hive mind, una mente collettiva che dice, che dà un passato a questo mondo, un passato che in realtà non c'è. Però potrebbe anche essere ovviamente l'opposto, nel senso, il mondo è sempre esistito e la fontana oscura in realtà apre solo il portale. Potrebbe essere qualcosa del genere. Portale che poi apre la strada a noi, quindi è strano che in realtà
la causa, cioè ciò che noi vogliamo eliminare, è ciò che ci permette di raggiungerla. Cioè è un po' strano come meccanismo, quindi bisogna esplorare di più, per forza. Secondo me Gaster è imprigionato nella città e Ralse sta cercando di salvarli con l'aiuto di Aser, che è sempre Ralse, ma in un altro universo. Dunque i vari universi si incontrano. Oddio, non credo che, per come funzionano le regole del gioco, ci siano due versioni, eh. Semplicemente Ralsei è Ralsei nel momento in cui passa attraverso un portale oscuro. Se esce dai portali oscuri è Asriel. Punto. Anche perché tutti i personaggi lo stanno dicendo: ma quello assomiglia a... ma quello è... ma un attimo, mi sembra che sia simile a quello lì, no? Cioè, è palese che Ralsei sia Asriel. E non ci sono dubbi. Ora, c'ho un po' di problemi allo schermo. Vediamo se... ok, se si è sistemato. Direi di andare comunque. Siamo arrivati alla Via dei Topi. Molto divertente, devo dire, molto divertente questo minigioco. E mi sembra che dobbiamo andare solo a destra, vero? Siamo in squadra con Noel. Fatemi vedere un po' gli oggetti. Lancer, cosa mi hai detto? Sì, ancora la cosa del campione gratuito. E abbiamo trovato l'uovo. Sì, ovviamente Ralsei è il gioco di parole, però sai, nei primi momenti del capitolo 1, uno poteva addirittura pensare che è semplicemente una versione specchio del nostro mondo, no? Che nel mondo oscuro ci sono le versioni speculari di tutti i personaggi, cosa che non è vera dal secondo momento in cui arrivi oltre la porta. Cioè, appena arrivi, varchi la porta, capisci che è un'altra cosa. Però, ci può stare. Perché gli altri non cambiano nome o personalità, secondo me Ralsei si chiama così e si presenta così per un motivo specifico. Lui ha coscienza di questa cosa, per forza. O ha coscienza, o gli è stato detto di essere Ralsei da qualcuno. Magari Ralsei ha incontrato il cavaliere. Il cavaliere ha convinto Asriel ad entrare in questi mondi oscuri e sta facendo questo gioco malato in cui accende le fontane, ma e allo stesso tempo aspetta che Ralsei e gli altri arrivino a chiuderle. Probabilmente per in realtà fare qualcos'altro. Sarebbe essere addirittura volontario, cioè il cavaliere è interessato alle fontane che si chiudano e per quello costruisce tutta una leggenda, un motivo per spingerci a chiuderle. Forse ci vuole raggiungere, qualcosa del genere, vuole attirarci, però ancora non è riuscito a incontrarci o cose. C'è anche da dire che nel momento... Oh, un'altra cosa interessante che mi è arrivata in mente adesso è che nel momento finale del capitolo 1... Tu per tornare al mondo reale passi attraverso la fontana oscura, ma cosa succede? Succede che il cuore, l'anima di Chris, si stacca dal suo corpo, entra in questo portale, si illumina e poi si ritrova nella scuola. Guarda caso, però, quella notte Chris si strappa il cuore. Che fosse questo contatto con la fontana ad averlo reso quello che è? Magari prima non era pazzo. Non era vuoto o una persona che non accetta la sua anima. È nel momento in cui si è staccata per ricollegarsi alla fontana oscura che allora è impazzito. E qui si spiega il motivo per cui il cavaliere accende le fontane oscure e ci attira lì per chiuderle. Probabilmente ogni volta che noi passiamo attraverso una fontana oscura, un portale per tornare al mondo reale, ottiene qualcosa dalla nostra anima. La modifica in qualche modo oppure ne assorbe l'energia. Potrebbe essere qualcosa del genere, magari un'energia che permetterebbe a un essere senza forma e senza corpo, perché il corpo l'ha perso durante un esperimento, di tornare in vita. Se è così, ragazzi, lo sapremo fra 6 anni, probabilmente quando saranno usciti gli ultimi capitoli, ma fra 6 anni ricordatevi questa teoria. Direi di andare, però. Ah, l'ultima volta abbiamo trovato anche l'uovo nella stanza segreta, ultra figa, l'easter egg di Toby Fox che ci investe con la macchina, molto divertente, molto divertente. Esatto, forse Gaster sta cercando di manipolare tutti i personaggi per il suo scopo, che è quello che ormai è, se non è Gaster, è il cavaliere, ok? Il cavaliere, chiamiamolo il cavaliere. Secondo me non sta manipolando solo il re dei Regni Oscuri, probabilmente ha manipolato anche Ralsei. No, sì, ma sono cose, teorie che abbiamo detto anche nel capitolo 1, non sono cose che... inerenti al capitolo 2 queste, sono cose generali. Oh, 20 dollari, bene. Come nel Money Hall. Ma sono aumentati... boh, non ho capito se sono aumentati, però vabbè. Allora, 80 dollari, perché Money Hall? Sì, ok, sono aumentati, ma perché parlano di Money Hall? Vabbè, è il buco dei soldi, ok.
C'era il trapolozzo, un pop-up e un mouse. Allora, io direi di bloccare il pop-up e risparmiarlo. Bloccato 10 ads, benissimo. Ok, topolino. Ah, ok, devo riabituarmi. Trap 1 e spare. No! Sbagliatissimo. Ah, però 25% nel momento in cui provi a risparmiarlo, eh. Interessante questa cosa. Ok, riproviamo. Fa qua e risparmia. Dai! Scusate, devo riabituarmi al gameplay. Madonna, faccio schifo oggi. Faccio schifo totalmente. Mamma mia. Trap 1 e risparmia. Ce la vogliamo fare? No, ma io non ci credo. Ieri sempre il primo colpo, eh. Io non ho parole, ragazzi. Io non ho parole. Allora. Ora. Oh, che ci voleva. Mamma mia. Ok. E non c'è la spazzatura. Ok, c'era un delfino e tutto quanto. Spazzatura. CD Bagel, perfetto. Abbiamo anche un bel po' di cura per in realtà il boss finale. Benissimo. E per il boss segreto, eventualmente. Voglio tornare in qualche modo a quel... C'è silenzio. Prima o poi, credo, spero in questo episodio di poter tornare alla discarica per vedere se quella porta si è aperta. Oh, oh. Oddio, Birdly. Noel, cosa stai facendo con Chris? Comunque bellissima anche la musica di Birdly. Non vedo l'ora di finire il capitolo 2 per ascoltarmi tutte le host. No spoiler, senza problemi. Mamma mia. Io... Abbiamo fatto una tregua. Una tregua? Con Chris? Wolfie, buongiorno, ben arrivato. Ah, è possibile. Madonna. Ti farò spellicare da risate. Amogus! Wow. Le gags. Ah, impossibile. Una truce, Baldazzi. Anche queste battute di ieri, ragazzi, non fa più ridere. Questa sarebbe una doppia tregua, non va bene. Eh? Non ti preoccupare, mia carissima Noelle. So cosa vuoi dire davvero. Lo sai? Sei d'accordo con questo perché ti senti costretta, vero? Ecco perché non sei con la regina in questo momento. Birdly, lo sai? Lo capisci? Sì, lo capisco. Chris ti sta forzando ad essere dalla sua parte. Rapitore, Chris, la nostra tregua è finita. La Madonna. Noel potrebbe fare male, ma ti aiuterà. Aspetta, ascoltami. Provo a vedere di nuovo check perché magari è cambiata la descrizione e mi difendo. Vedi che è cambiato. Di solito diventa così arrabbiato solo quando giocate insieme. Bellissima anche sta musica. Chris, ho capito. La tua testa è diventata grande dopo aver risolto quel puzzle. Ma stiamo scherzando! Muovecio! Fortissima! Ok, proviamo a fare play dumb, play smart. Ok, ho incoraggiato Noelle a usare la sua testa. 16%. Ok. Ora pensi che sia la tua occasione per usurparmi nel mio punto più debole. Prendendo la cosa più preziosa, Noelle. Fia, è fortissimo comunque. Un'altra A, un'altra A, un'altra A, un'altra A, un'altra A, un'altra A. Fatto malissimo. Ok, allora, proviamo a fare play dumb e Noel si cura. Non c'hai il prayer? Gli serve il 32. Ok, ecco qual è il vantaggio di Ralsei. Ralsei ha bisogno solo del 16. Oh, usiamo un oggetto, dai. No, CD Bagel, per forza. Lo posso comprare, almeno. Ah, Chris, un peccato che devo dover sconfiggere qualcuno così basso. A Birdly è piaciuta la mia stupidità, ok. Ma indovina, Chris? Ho un'altra cosa che non avrai mai. Guarda, compagni! E la Madonna, ma stiamo scherzando. Ma la difficoltà di sto capitolo è folle. Cioè, se così sono i boss normali, figuriamoci i boss segreti.
Mamma mia. Sembra Frozen Chicken. Ok. Allora io direi di fare Defend. A questo punto posso fare Sleep Mist. Gli basta il 32. Ok, gli basta il 32. Quindi farei... Allora, userei un oggetto su me stesso. E te fai Sleep Mist sugli altri due. Perfetto. Okay, proprio così, Chris. A differenza tua, ho un team che mi ama dietro di me. E non ci batterai mai combattendo da solo. Ma li ho appena battuti. Ehi, aspetta, dove sono andati gli altri tizi? Ma comunque fa gli stessi attacchi, ma non vale. Ok. Madonna. Birdly ride e va al suo palazzo della mente. Ok, farei play dumb. E te ti devi curare assolutamente. Ho fatto finta di cucire un cappello da asino. Va bene. Io ancora mi chiedo quando arriva il boss stile Sense. Lo aspetto anch'io e ho paura. Ho paura. Stile Jevil più che altro. Mamma mia. E a Berdy è piaciuto che ho fatto il cappello da asino. Va bene. I miei alleati sono andati? Forse stanno semplicemente aiutando la regina a cercarmi? Zitto, Chris, zitto! Non mi importa se non stai dicendo nulla. Ok, devo andare tipo... No, devo scorrere, ma... Ok. È strano, è strano. Dobbiamo fare play smart. Così alziamo un po' la... Ecco, 16%. Invocare nuovi... più tizi? Io non ho bisogno di farlo. Aspetta! Gli originali stanno tornando... Stanno per tornare. Ok. Mi prende sempre almeno un colpo, eh. No, riusciamo a fare un altro play smart, dai. Noel fa finta di essere intelligente, brava. Madonna, mi sta distruggendo! Birdly ringrazia Noel profusamente. Proviamo a fare play dumb e adesso usiamo la magia. Può fare N action? Ho sbagliato. Non volevo. Pensavo mi facesse vedere qualcosa. Ho fatto alcuni problemi di matematica in modo incorretto. A Birdly è piaciuto. Noel ha provato a parlare a Birdly. Birdly, mi piace. Sono felice che mi stai provando ad aiutarmi. Non c'è bisogno di ringraziarmi, mia cara Noel. Ok. A Noel accidentalmente ha fatto i complimenti a Birdly, 10%. Ok, è comunque ottimo un 10%. Lo zefiro della punizione. Ah! No, non ci credo! Non ci credo! Ok, devo fare il prayer su Chris, assolutamente. Ok. Prova a schivare questo, Chris. No, ragazzi, mi sta distruggendo! Sta distruggendo tutto. M-Word, come si permette sto gioco? Perché M-Word? Ah, mamma mia. Il boss segreto l'ho visto, non so se è molto difficile in confronto a Sergepi. Guarda, non voglio sapere niente perché voglio stupirmi. Comunque ho grugnito come un animale primitivo. A Birdly è piaciuto. No, ma quanto manca ancora? Holy Hellbird! Vabbè, salto, uccello, dammi la forza. Preso. Ok. Ora devo fare play dump e... No, anzi, in realtà conviene curarmi... No. Curare Noel. E Noel deve provare a fare l'N action, perché 10%... Ah no! Sì, 10%, poi facciamo spera al turno dopo. Matt, vabbè, capito. No, non ho capito questa cosa. Comunque, Madonna, ho idea di cosa succede ora. Testimone, lo sappiamo che è la cosa che c'è scritto nelle regole, però non farlo, perché sennò è un ban, perché comunque sembra che succeda qualcosa. Cioè, l'ho scritto perché molte persone considerano non spoiler dirti no, adesso sta per succedere una cosa. Se dici no, adesso sta per succedere una cosa, si crea dentro di te un... ecco, time out, ci stava. Si crea dentro di te un'ansia, un'aspettativa che ti cambia il modo in cui giochi. Comunque, a sto punto farei N action, così
al 10%. Ah no! Fantastico, bastava far questo. Ok. Dannazione. Perdris, ok? Chris, forse saremmo dovuti essere più bravi, più buoni con lui. Non l'abbiamo toccato, però... Andare... essere più... più buoni? No, aspetta. Fare meno male? L'unica cosa che va in modalità easy... L'unica cosa che stava andando in modalità easy ero io. Ma sembri esausto. Sono solo stanco di trattenere il mio vero potere. Ah, Noel. Sarebbe troppo semplice salvarti adesso. Chris? Vai, prosegui e allenati e allena i tuoi valori di forza. Prova più duramente e forse un giorno sarai il mio rivale. Ah, alcune volte non posso credere quanto sono figo. Sono io totalmente, Birdly, cioè mi riconosco in lui, è incredibile. I boss non li devi sparare in confronto ai mini boss, vero, vero. Questo effettivamente è un boss, quindi non era da risparmiare. Però comunque magari pensavo di dover arrivare al 100%, sopravvivere un turno e poi sarebbe finita la lotta. Mi ha colpito in faccia con un tornado. Ho notato, anch'io. Ok, siamo morti. Dopo aver sconfitto Birdly, un certo profumo rimane nell'area. Si è riempito con il potere dei Chicken Nuggets. Save. Allora... Fammi vedere le reclute, che dovrebbe essere tutto a posto, sì, dalla scorsa volta. E a sto punto guardiamo lo storage, magari riusciamo... mi serve un po' di CD Bagel, ne avevo messi un po' dietro. Eccoli qua. CD Bagel. CD Bagel. E CD Bagel. Ok, abbiamo un po' di CD Bagel almeno. Save. Guardiamo se Sansa, stavo dicendo, Lancer ha da dirci qualcosa. Ecco, l'uccello blu dello schifo. Vola alto, Bluebird, vola alto. Va bene. Vedi Telegram? Ma subito in realtà. A meno che non sia un audio, posso anche guardarlo subito. Ok, ti ho risposto. Ho voglia di McChicken? No, ragazzi, dovete combattere contro le voglie di... contro queste voglie. Fanno male. Ok, allora. Ora il traffico è bloccato. Bello, finiti gli incubi. Perché? L'ha bloccato? Come mai? Fra l'altro è bloccato avanti e dietro, così a caso. Ok. Noel, dolcezza, dove sei? Oh no, ora arriva. Non devo combatterla subito, vero? Ok. Si è messa la scatola, giusto. Avevo detto che questo episodio probabilmente ci sarebbero stati meno meme perché siamo verso la fine. E invece... Noel, torna a casa, ho fatto una torta di acido delle batterie. Mamma mia, che bella la regina. Oh, Chris, tempo perfetto, tempismo perfetto. Distrutta, come al solito. Hai visto... Oh, mia lussuriosa regina! Oh no! Oh, i miei circuiti! Chris, vai in macchina! Ah, pure la limousine, c'ha! E ha trovato, ha fatto anche lui una torta! Vai. Mia regina, dove sei? Oh, ti ho cucinato una delizia dei gamer! Non è qui! Alla macchina serviva solo per nascondersi, non per andare! Ci siamo andati vicini! Chris! Chi è il tuo amico? il mio software di riconoscimento facciale non riesce a computarlo. E tuttavia... A qualcosa a riguardo sembra... Figo! Addirittura robotico! Ma perché? Chris, dobbiamo guidare... Cioè, dobbiamo andare in macchina a trovare Noel. Perché è caduta? Tutti, entrate in macchina! Chris, premi i tasti direzionali per... Ah, ops. Devo guidare io, bellissimo. Madonna. Là, i lucenti amano il traffico. Povera Noel, adorerebbe colpire tutte quelle macchine. Ah, ma le posso colpire! No, vabbè. No, una buccia di banana! Proviamo.
Chris, prendi la banana. Ah, ok, potassio. Che idiozia. Che idiozia. Cioè, la banana giustamente è ottima perché dà potassio, non va schivata. Oh, i miei circuiti, un ingorgo nel traffico. Ah, un cane probabilmente si è mosso nella strada di nuovo. Chris, fai il bravo e vai a premere il bottone per camminare. Vabbè, the walk button, il bottone del semaforo. È dall'altra parte della strada. Ho capito, ma come faccio a passare? Andrò anch'io. No, devi rimanere. Finché non hai sentito tutto il mio mixtape. Ok, Chris, vai veloce, per favore. Quante cazzo di macchine ci sono? La prossima è il mio CD di hard disk vintage, di rumori di hard disk vintage. Chris, per favore, muoviti. Queen numero 1. Vai, Queen Clean. Il più popolare, i più popolari gusti di pulizia. Ma il direct è all'una, credo a mezzanotte, non all'una, ma comunque non lo guarderò, ragazzi, lo guarderò domani probabilmente. Ehi, Avery, ehi, tutto, sono io. Il preferito di tutti, impiegato numero 1, 1997, è la mia età fra l'altro, oh. Occhio, Spamton G, Spamton. Spamton. È un gioco di parole con spam, però. Oh, guarda un po'. Un lucente! Ehi, ehi, ehi! Questo mi puzza di Jevil di questo gioco. Ah, sembra che sei tutto da solo, tardi di sera, fra l'altro tutto rotto, tutto buggato. Tutti i tuoi amici ti hanno abbandonato per lo slime, non lo so. Vabbè. Le vendite stanno andando giù dallo sciacquone. Sto vivendo in un dannato bidone della spazzatura. Ok, abbastanza rotto. Ho un'offerta speciale per i cuori solitari come te. Se hai perso il controllo della tua vita, devi prenderlo per le silly strings, non so come tradurre. Perché essere la piccola spugna che odia la sua vita da $4.99? Allora, credo che tutte le parole a caso in realtà vanno sostituite da altre parole. Comunque, why be the one who hates his life? It's, boh, qualcosa altro, life. Quando puoi essere un big shot. Big shot. Big shot. Proprio così. È arrivata ora la tua chance per essere un pezzo grosso, insomma. E io ho proprio la cosa di cui hai bisogno. Cioè, Hyperlink bloccato. Bellissimo. Bellissima sta animazione, comunque, follissima. Sì, è letteralmente uno spammer, è come uno che arriva in chat a spammare e vengono bloccati i suoi link dal computer o comunque dal sistema. Allora, devo dire che Toby è bravissimo a fare le metafore fatte bene. Cioè, queste metafore informatiche sono fatte veramente bene. E questo sì, ci sta come metafora degli spam. Anche se è simile comunque a pop-up, quindi non capisco perché ripetere il concetto, però. Vuoi il link che ho bloccato, vero? Beh, ho un'offerta per te. Scommettiamo che mi dà la chiave per l'altra spazzatura.
Tutto ciò che devi fare è mostrarmi. Il tuo oggetto a forma di cuore, la tua anima. Sei un lucente, vero? Tu hai la luce. Perché non la mostri? Sì, come quando spammi, quando scrivi di continuo in chat velocemente. No, più che altro questo è uno spam diverso. È uno spam di cose che vengono bannate. Capito? È uno spam di meme o di cose bannabili, di cose non ammesse da una chat, da un'evidente chat. Cioè, non evidente, da un'ipotetica chat. E quindi vengono bloccate e coperte da altre cose, no? Tu hai la luce, perché non la mostri? Questo potrebbe essere un altro personaggio che ha parlato con il cavaliere. Perché abbiamo visto che nel capitolo 1 il cavaliere ha parlato sicuramente con il padre di Lancer e con Jevil. Con il padre di Lancer l'ha fatto diventare violento, cioè disposto addirittura quasi a sacrificare il suo stesso figlio per proteggere la fontana. Proprio volenteroso di proteggere la fontana, non è proprio pazzia, è proprio fissazione, ideali forti. Con Jevil invece l'ha fatto impazzire completamente, gli ha fatto credere di essere in un mondo suo, un mondo nella sua testa, e addirittura da considerare nel momento in cui era in cella tutto il resto del mondo chiuso in una cella e lui libero fuori, che è una cosa folle da pensare. In questo caso probabilmente questo mi puzza un sacco di boss alla Jevil. Quindi abbiamo la regina che vuole difendere la fontana e vuole continuare il suo obiettivo del costruire il parco di divertimenti che farà divertire tutti, insieme a invece insieme a questo personaggio che è impazzito totalmente e vuole vedere le anime, vuole la mia anima, è interessato completamente ai lucenti, e se è interessato completamente ai lucenti si ricollega alla mia teoria di prima, che l'anima interessa a chiunque ha costruito quelle fontane e a chiunque è il cavaliere, a chiunque sia il cavaliere interessa molto l'anima. Comunque hai la luce, perché non la mostri? Ok, non credo sia un boss segreto, perché non lo metterebbero così evidente. È obbligatorio, quindi non è un boss segreto. Però potrebbe essere identificato come un nemico forte, stile Jevil. Magari non sono tutti boss segreti, sono solo boss forti. Mi ricorda qualcosa sta musica? È la tua occasione per essere un pezzo grosso, continuo a dire. Big shot. Now is your chance to be a big shot, continuo a ripetere. Interessante. Allora, Spanto. Check. Heal deal. Fai un patto e ti curi di 60. Può curarsi da solo? Oppure fai un patto? Beh, controlliamolo. Spanton vuole fare un patto, ma non dargli i soldi. Enlarge yourself è uno spam diverso. Ma cosa? Prices, bargains, offerte. Sì, sta spammando, no! Ok, non è difficile, però per ora almeno. Non c'è nulla di male ad avere un piccolo splurge ogni tanto. Ma splurge è un suono che non è bello da dire e mi fa venire in mente una cosa. Però no, facciamo un patto allora. Ehi ehi ehi, non ho mai visto un'anima come quella prima d'ora. Non la sta mostrando però, almeno nell'animazione. I miei occhi stanno bruciando come DVD di qualsiasi film a metà prezzo, ok? Ho un'offerta molto speciale per te, ragazzino. Tell me more. E questa l'attitudine, piccolo slime. Le offerte come queste capitano una volta sola nella tua vita piccola come una formica e rapidamente in diminuzione. Trasmetti Cromer.
Mi sta rubando i soldi! Mi ruba i soldi se mi colpisce! Non l'HP! Ah no, anche gli HP non mi sta rubando i soldi in realtà. Sembravano soldi, in realtà sono gli HP. Ok, proviamo a fare un altro deal. Believe it or not, io ero una volta un pezzo grosso, il più grande, ma ora ho bisogno di un po' di generosità. Non gli do i soldi, che cazzo. Giusto, e non intendo i soldi. Sono un uomo d'affari. Non lo faccio per i soldi. Va bene. E sì, esatto, enlarge your... yourself, diciamo, Meet local singles. Meet local singles. Tipo... Genoveffa calda a 5 km da te. Oh no! Dura un sacco più che altro. That's what she said. Smells like Cromer. Beh, a sto punto farei heal deal. Ah, non sono abbastanza. Facciamo un altro deal. Ero qui. L'ho fatto sempre solo per la libertà. La libertà di... di farti le offerte e di chiamare i tuoi... insomma, di... predire i tuoi colpi. E a volte la mattina un po' di hyperlink bloccato. Ah, sembra ottimo, no? Ragazzino? Non vuoi essere come il tuo vecchio amico Spamton? Accetta l'offerta. Tecnia. Ecco, è questo di ciò di cui sto parlando. Hai fegato, ragazzo. Questo è discomfort e dolore addominale nei miei... insomma, nel mio stomaco. Premi F1 per aiuto. L'ho fatto! Si può davvero premere F1! L'ho fatto stradistinto! Bellissimo! Se stai attento ti dà pure degli aiuti. Conosci ragazziotto della tua vicinanza, Michele a 2 km da te. Sono molto vicino a voi, ragazzi. Smells like Cromer. Ma a sto punto non mi serve curarmi, farai deal. No, non ti preoccupare, ragazzino. Ben arrivato, Nick. Sei arrivato con un personaggio assurdo. 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 Pensavo fosse il Jevil di questo gioco, in realtà è solo un mini boss intermedio, ma è pieno di idee geniali. È uno spammer. Non ti preoccupare, ragazzino. Ti darò la tua assicurazione sulle offerte. Solo per un piccolo prezzo di 1000 Cromer. Un fantastico prezzo. Un assolutamente terrificante prezzo. Prezzi così bassi, talmente bassi che tutte le persone che conosco sono morte. Come? No, ma compro l'assicurazione. Non hai abbastanza walkie stacks? Ragazzino, mi stai uccidendo. Per favore, smettila di uccidermi e ti darò un altro patto. Diventa grande e vinci premi folli. Occhio. Questo l'ho schivato bene. Ottimo. Great enemy, subscribe now. Vabbè. Grande nemico, iscriviti adesso. Sì, è il mio troll, totalmente. La base è quella di Nastablook, è vero. Ecco cosa mi ricordava, grande Wolfie. Sì, è la base di Nastablook. Un sacco. Ok, facciamo un altro deal. Non ti preoccupare, ragazzi. Sono un uomo onesto. Ho solo bisogno dei tuoi dettagli dell'account e il numero dietro la carta di credito. Poi puoi goderti 1000 Cromer gratis. In realtà non gli sto dando i soldi, quindi glieli darei. Nah. Ho sbagliato. Ho sentito Cromer assorbiti. Wrong choice. Ok, qua mi stava rubando i soldi allora. Vabbè. Non era la scelta giusta, accettare. Prezzi, chip, valori, deals, chip. Aia! Ok, a questo punto farei heal deal, così mi cura 60. Hai altri account? No, mi rifiuto. Cosa? Non hai bisogno? È una mossa da pezzo grosso, ragazzo. Sei proprio come me. Io sono lì per giocarmi Undertale, se su PS Vita. Guarda che Nick, ti cambia la vita giocare bene ad Undertale, eh. Se ci giochi proprio bene e senza farti influenzare da altri, è proprio bello. Sono disperato. Ma sappiamo cosa vogliamo, vero? Premi folli, single hot, 100 clienti, e oltre a questo, l'hyperlink bloccato. Accetterai l'offerta finale? Ricordati, è solo nelle tue mani, non ti forzerò. Yes, deal. Quindi, un patto è un patto.
È stato un piacere fare business con te, bambino. Ho vinto. E meno 28 Dark Dollars perché una volta mi ha rubato i soldi. Ora possiamo muoverci verso il prossimo passo. Aspetterò. Sì, ok, al boss stile Jevil, al mio sito fatto in casa, insomma. Nella discarica, lo sapevo che era quello il posto. Vieni da solo. E non dimenticarti di mettere mi piace e iscriverti. Per altri, ai periti bloccati. E ragazzi, voi non dimenticatevi che con Prime potete fare una sub gratuita a questo canale o al canale di vostra scelta. Se fate una sub gratuita però a questo canale avrete accesso al canale Telegram degli abbonati, esclusivissimo, dove parlerò direttamente con voi ogni giorno, vi manderò contenuti esclusivissimi. E avrete il ruolo qua su Twitch che vi permetterà di usare delle emoticon bellissime e i comandi vocali come It's Britney Beach ed essere alla pari di Nick, cioè. Cosa, vi volete perdere sta cosa? Inoltre siamo ancora a settembre, quindi se non avete mai fatto la sub e non la volete fare con Prime, potete fare la sub a pagamento con il 20% di sconto, quindi unitevi. Ovviamente mi basta anche solo, vi ringrazio anche solo per il follow e insomma se volete diffondere la voce, chiamare i vostri amici e unirvi alla festa, siete i benvenuti. Tu pensa che culo? Esatto, sareste al pari con Nick. Ovviamente non siete subito al pari con Nick, dovete fare almeno 5 mesi di sub e quindi impegnatevi e raggiungerete il suo livello. Comunque, cosa? Non è la possibilità di avere 5,99 al mese? Non ti preoccupare, puoi usare Amazon Prime, che l'ho già spiegato prima, però Amazon Prime è gratuita, una volta al mese. Ogni mese potete riavere i bonus nel mio canale, cioè, grandioso. E ne arriveranno di nuovi, ragazzi, ne arriveranno di nuovi, perché con Diamante Perla Remake ci saranno dei contenuti esclusivi per i sub. Preparatevi, se siete fan di Pokémon, non vi deve mancare l'offerta. Detto questo, e probabilmente ci saranno dei contenuti esclusivi a seconda dei mesi di sub. Però vedremo, vedremo. Ah! Allora, prova ad andare indietro. Non credo di poter fare la strada al contrario. Infatti. Vabbè, dobbiamo andare alla prossima porta e poi probabilmente potremo fare un teletrasporto. Vediamo cosa mi dice Ralsei. Le Lancer, quasi. Aspetta, mi sono perso qualcosa. Mi stavo facendo le mie calisthenics. Resta figo, ragazzo. Poi fai la salva a Michele perché non segui gli altri streamer. Anche è un'ottima cosa. Vi consiglio comunque di esplorare altri. Attenzione! Attenzione! E qua un po' di loropoli. Cioè, veniamo a scoprire. Probabilmente Spamton, allora, è colui che prima gestiva la pubblicità di questo luogo e la regina, da quando è diventata ancora più folle, ha voluto diventare totalitaria di questo luogo e l'ha buttato in una discarica, probabilmente bloccandogli tutti i link e bloccandogli la possibilità di esprimersi. Interessante questa cosa. E dice di muoversi per la città, quindi forse è il venditore di auto, ci sono tantissime auto in questa città, potrebbe darsi che è quella la cosa che vende di più. Interessante, interessante. Quindi sappiamo anche il suo motivo. Lui è impazzito probabilmente da quando la regina gli ha tolto tutto. Cosa? Non è Amazon Prime? Ma con chi credete di avere a che fare? Potete usare Amazon Prime di qualche parente? Penso che tuo padre possieda Amazon Prime. Con chi avete a che fare? Bravissimo, Wolfie. Ovviamente chiedete sempre il permesso, però potete collegare l'account Amazon Prime della vostra famiglia. Ci sono molti che fanno l'account Prime in famiglia. Vi permetterà però di sostenere i miei contenuti. E con un sostegno ai miei contenuti tutto questo migliorerà. Arriverò al setup fisso e vedrete, vedrete, vedrete la roba. Comunque basta Spamton adesso. Ok, premiamo il tasto. Tanto non posso muovermi. Entra nella macchina. Ok. Ha spento la musica? Ma come? Io non ho Amazon Prime, ora devo andare però, devo vedere The Boys. Ma Nick, è un po' improbabile. Chris, dobbiamo guidare per trovare Noel. Accendi i raggi alti? Ah, ok. Quando vede il segnale della regina, verrà correndo. Ma perché hai bisogno di trovare Noel così tanto? Cosa stai dicendo? Questa città è pericolosa. Immaginati la povera Noelle che si sta bloccando in un muro da qualche parte. No, sta clippando in un muro da qualche parte.
insomma, distruggendosi per per mancanza di potassio, per carenza di potassio. No, Noelle, sei idiota se ti scopri, però. Sei davvero preoccupata di lei? Sarei preoccupata se non la starei per trovare, ovviamente. Ma perché lei? Aspetta, fammi indovinare, perché è abbastanza debole per essere. È abbastanza debole e quindi può diventare facilmente un tuo suddito? Ah, no. L'opposto. È perché è forte. Cosa? Chris, ferma la macchina. Ah, stavo guidando io comunque. Cosa c'è di sbagliato? Fiu. Ah, ero preoccupato perché non era ancora esplosa. Questa povo sei malli che guida. No, mi dissocio. Sembra che dovremmo dividerci e andare a piedi. Chris, se vedi Noel, dille che la mia conoscenza delle sue preferenze dei suoi gusti è assoluta. E se ha bisogno di una prova, usa questa. Il mixtape della resina, ok. Toodles. Phew. In qualche modo mi sento come. Ah, mi sembra che siamo quasi fuori di qui. Andiamo, Chris. Niente, non posso tornare indietro proprio, eh. Mi sono svegliato al momento giusto. Cioè, tu dormi con le mie live, mi offendo. Oppure dormi nel senso che stavi facendo altro, però in quel caso, ecco, durante le mie live è grave. Allora, fammi parlare di nuovo con Lancer. Ah, grazie per il mixtape, avevo fame. Premi la mia pancia per sentire una canzone figa. E sta cambiando in tonalità. Sì, dormiva con i nonni, forse, non so. O con il papà, che c'è la nuova cosa. Ok, basta, basta. Divertentissimo. Comunque, palle, non posso tornare indietro. Voglio andare a fare la boss fight segreta. Voglio Jevil. Oh, ci siamo andati vicini, vero, Chris? Dormivo piangendo. Addirittura. Questo strano mondo, questa grande città, è così selvaggia che mi fa girare la testa. È così folle da farmi girare la testa. Sembra un altro puzzle. Forse se vado qua sotto. Bravissima. D. Non posso andarmene. Il papà ha capito che mi sono perso. Ti racconterò, ti racconterò. Ok, di. De. Beh, per forza! Scusate. Quando ho detto che era selvaggia, questo sa, non intendevo in un modo cattivo. Volevo solo andare in un posto nuovo, sai? No, ho sempre voluto andare in un posto nuovo. Mio padre c'era davvero comunque. No, sì, c'era davvero, c'era davvero. La Sambuca risolve tutto. Ma anche altre cose, anche altre cose. Il problema è che sta finendo le risorse, secondo me. Quello è il problema grosso. Ok. Comunque, De! Per forza! Ah no, Dick! Ed S mi ha sempre detto che mi avrebbe scelto. Che mi avrebbe preso. Des mi ha sempre detto che mi avrebbe preso in un posto come questo, in un posto con le luci. Ah no, Take mi avrebbe portato in un posto con le luci. Chi è Des? Chi è Des? Cioè mi ha promesso che mi avrebbe portato in un posto simile a questo, in un posto con le luci, cioè il parco divertimenti del mondo reale, che ne hanno parlato. Però non capisco che sia Des, mi sono perso questo dettaglio forse. Nick, questo consiglio non funziona sempre, eh. Dece? Dece. Non ti manca esplorare, Chris? Quando noi quattro eravamo bambini? Ricordi quella notte che abbiamo esplorato la foresta dietro al cimitero? La ricordo, non la ricordo. Forse
Oh, ciao Chiara, ben arrivata. Ah, oggi peccato, non riesci a vedertela. Vabbè, alla prossima, alla prossima. Oppure Erdek de Yu-Gi-Oh! Dece. Niente, dece. Dicembre? Ah, so che non abbiamo mai trovato nulla di interessante, ma mi ricordo soprattutto piangere perché che piangevo perché ero spaventato. Che vuoi capire tu, dilettante? Ne capisco! Basta! Voglio essere casti e puri. Sì, è December. Perché dicembre? Interessante, eh? Cioè, le parole non sono mai a caso qua, tranne la parola a caso fatta apposta per il meme, però. Perché queste parole? Per qualche ragione mi sento nostalgica a pensarci. Des che mi toglieva le lacrime con la giacca di Azzi. Con maniche calde che profumavano di cannella. Sto odiando che, non mi, la che mi sta facendo skippare in automatico. Voglio leggerle bene, sti cazzo di dialoghi. Toby, ma che cazzo c'hai in testa? Dio Madonna. Comunque, non so se avete visto. A dicembre esce il capitolo 3? Forse. Potrebbe, eh. Ma non so se avete visto che è passata ed era bambina per un attimo. Cioè, è passata qua dietro ed era una sagoma molto più piccola di lei, probabilmente da bambina. Guardate? No, qua è normale. Però lì era da bambina, totalmente. Probabilmente non mi dispiaceva essere spaventata se qualcuno mi avrebbe confortata, insomma. Sapendo che qualcuno mi avrebbe confortata. Sì, dicembre. Il gioco uscirà a dicembre, ok. Chris è l'unico che sa quanto sono strano. Non è giusto, sai? Tutti sanno quanto sei strano tu. Mamma mia, l'oropoli questa cosa, l'oropoli. Scusate, ho bisogno. Ho bisogno un attimo per spezzare la cosa. Proviamo a tornare indietro? Non si può, ok. Sì, comunque, vabbè, dicembre, capitolo 3, allora. Godo. Ok, siamo tornati nella città, però sono una roba strana qui. Non so se avete visto Babi passare dietro. Ah, ok, è. Oh, è un parco divertimenti, quindi. È un gioco di lancio delle. Insomma, di lancio. I premi sono sotto il bancone. Non posso usarlo. Non solo giochi uguali. Giochi sempre uguali, vabbè. Di lanciare i birilli, insomma. Di colpire i birilli. È la stessa cosa, ma non puoi fare un parco divertimenti solo così. Adesso arriva la regina. Hai visto il mio parco divertimenti? Quanto è bello? Oh no, sta tornando da questa parte. Mi nasconderò in quel chiosco. Comperò la cosa, la maschera, ovviamente. Ehi, guarda questa roba. Figo, eh? Dov'è il mio premio? Ah, ottimo. Che mira che è la regina, eh? Chissà la boss fight con la regina com'è. Aspetta, non voglio questo. Ah, mi ha regalato il gioco. Ma scusa, ma si sono divertiti loro tutto sto tempo. Ah, com'è stata? Ah, Susie, non devi attaccare le persone con questa cosa. Oh sì, guardami. Chris, ecco dove arriva. Cioè, loro due si sono divertiti tutto questo tempo. Io ho sofferto le pene dell'inferno. Loro si sono goduti il parco divertimenti. Vabbè. Chris, guarda il mio nuovo attacco. Gli hai insegnato a curare. Oh, gli hai insegnato le magie. Che cucciola. Com'è? Incontra il nuovo maestro della cura, Chris. Oh, sì, ora è un. Lei è davvero una maestra in questa cosa, Chris. Dannazione, insegnarti il sarcasmo è stato un errore. Ok. Oh, Chris, cos'è che hai lì? È un regalo per qualcuno? Come give to Birdly? Dov'è Birdly? Cosa vi ha dato tutto questo tempo? Niente, mi sono solo fatto uccidere da un cane e ho provato l'elettroshock su Noel. Non solo!
Volete un uovo? E soprattutto mi sono trovato uno spammer che probabilmente si è preso la mia anima in cambio di uno spam. E non so bene, e mi sento ancora violato da sta cosa. Comunque, allora, io non do regali né a Noel né a Susie perché voglio che loro due stiano insieme. Quindi o a Ralsei o a Birdley. A sto punto Ralsei, fratello. Ah, lo stai dando a me? Chris, non ho mai preso un regalo così prima. Mi dispiace, io... Sono così felice, non so cosa dire. Vincerò qualcosa per te allora, ok? Una pallina da baseball, per favore. Aspetta un secondo. Ma sei scemo, Ralsei! Noel! Sì, grazie, mi darebbe un uovo. Io non ho ancora capito se Ralsei è un maschio, una femmina o fluids. Non lo so, però credo sia genericamente, cioè sia proprio probabilmente maschio, perché Asriel era... Oddio, non esprimevano molto in realtà, eh. Si sa che il protagonista di Undertale non aveva sesso, quindi probabilmente anche Chris non ha sesso. Asriel era un pochino strano, ma probabilmente era maschio. E perché ha una gonna? Vabbè, quello per stile, perché è un mago. Cosa stavi facendo qui? È barare così. Sono felice che stai bene, comunque. Ralsei for RuPaul's Drag Race? Beh, probabilmente. Da quando quella stupida regina ti ha preso, mi ero preoccupata. Guardala, guardala, guardala! C'è stato un pochino, di... El mutandina bagnata. Comunque, no, mi dissocio, ovviamente. Tutump, ovviamente, il cuoricino che batte, eh. Wait! Ma, scusa, non sei dalla loro parte, tu? Aspetta, 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 aspetta! Chris, aiutami! Abbiamo una tregua! No, vorrei dire, lei è il nostro nemico! Abbiamo una tregua! Esatto, abbiamo una tregua! Chris ha detto che potevo essere nel vostro team. Oh, davvero? Beh, se Chris l'ha detto, immagino che allora non ti... Ma comunque io non ti volevo uccidere. Quindi, beh, allora mettiti in fila. Ok. In quattro, il team della... Mamma mia. Chris ha detto che dovrei essere dietro di Susie. Noelle ha imparato, il coraggio. Vai! Vai! Vai che così... manina simpatica. No, no, mi dissocio. Vabbè, se Chris l'ha detto... Andiamo! Ma lì sta guardando il culo! Andrò anch'io, joinerò anch'io l'original Starwalker. Le sta palesemente guardando il culo, guardate dove ha l'occhio, guardate dove ha la pupilla. Dico che per la società è un indumento, praticamente femminile, senza sapere cosa c'è dietro riguardo in quanto lo particolare del mio interesse. Arte, poi vabbè, donna, dovevi fare il test. Comunque abbiamo anche l'original Starwalker, abbiamo vinto. Ma no, davvero l'original Starwalker? No, vabbè. Devo concludere, scusate. Allora, adesso io andrei in realtà prima a sinistra, se ci lasciano andare. Perché siamo arrivati dal basso, no? Non è da dove siamo arrivati? Sì, non c'è più zucchero filato da lì. Oh, niente. Ma come ha fatto Chris a diventare il leader? Ma stronza, sto esplorando! Madonna! Tra l'altro buggone qua. Guardate come tremano. Brrr. No, niente. Che sono tantissimi comunque. Origina Starwalker, cosa mi dici? Ma perché Starwalker è in team? Siamo tantissimi, aiuto! Ma non c'è più! Io non ho parole. Io non ho parole. Vabbè, tutto un meme qua. Comunque, salviamo assolutamente. Guarda, Chris, un'altra giostra delle tazze. Da te. Ma ci sono solo tre sedie, tre posti. Forse due di noi potrebbero condividerne una. Ah, dannazione, forse dobbiamo prendere scale. No, dai! Ok, prendiamo le scale, vabbè. Che memata. Perché volano? Ah, sono tipo palloncini. Ok, palloncini cibernetici. Che umiliazione, dobbiamo prendere le scale. So many stairs! Questa era una cheat, ovviamente. A Hulk che non vuole fare le scale. Allora, c'è
c'è dell'elettro. C'è dell'elettro anche qua. Un campo di forza, ok. Mannaggia, Discord è difficile, mi manda notifiche un'ora dopo. Mattone, no! Dovresti entrare sul gruppo Telegram, così sei sicuro che ti arrivano subito. Comunque, aspetta, so... Lo so, per spegnere quel campo di forza... Devi semplicemente stare su questo switch. Ah. Beh, allora ci vediamo più tardi. Aspetta, per cosa mi sono offerta volontaria? Oh, poverina. Chris, non impiegarci troppo, ok? Allora, lì c'è un campo di forza vicino a un oggetto che voglio assolutamente spegnere. Il tesoro dell'aria. Dove i tre sono uno, posiziona uno al tre. Ok. No. Ah, forse sì, ha ragione in effetti. Dove ci sta solo uno, dobbiamo entrare in tre. Allora, andiamo. Proviamo. Ok, siamo entrati in un coso del tè. Ho sentito un click. Cos? Ok. Ah, quindi magari si è semplicemente spenta la corrente. Oh, grande mattone. Allora domani, cioè domani, stasera probabilmente riesco a vederlo. Sì, ok, ha spento l'elettricità, fantastico. Palloncini, ma non... Va bene, ok, palloncini, wow. Aspettavo qualcosa di più. Te puoi scendere adesso? Ah no, devo metterci... Devo andare, ok. Andiamo. Nostro fratello. Ehi Chris, lascia che ti mostri la mia cura finale. Ok. Avoid, proviamo. E spare ambulance, tipo. Ambulanze? No, come... Sì, come se i dottori potessero anche solo raggiungermi. Ok. Ah, no. Ma è inutile, ma che cosa... Ma sono felici se vengo colpito. Ma scusa, ma vabbè. Proviamo get it. Spare, primo. Ok. Ok, devo farmi colpire dall'ambulanza per... No! Per fare il 100%, che brutta cosa. Preferivo Noel al posto di sta roba qua. Ok, un po' strana. Ah, ci sono ancora le nostre facce. Oh, cute. Ok, adesso possiamo prendere Noel, vero? Yes. Quindi, dove siete? Stavate cavalcando una tazza di tè tutti insieme? Palloncini. Balloons. Credimi, ti sei evitata una noia. Ok. Dai, con lo sguardo fisso verso il basso. Ma che belli, però. Questo è proprio sfondo del desktop. No, no, così. Era giusto prima. Così, sfondo del desktop. Bellissimo. Ok, basta. Nemo. Anche questo in realtà è bellissimo. Ma no! Ma sul serio? Ok. Ok, palloncini che creano elettricità. Ma dov'è? Dov'è Noel? Ma è finita Noel? Ma che cazzo? Un tipico capodanno a Napoli. No, capodanno ovunque. Ma dove è finita Noel? No. Scusate, quando non so cosa fare devo cliccare sull'answer. Ma dove è finita Noel?
Ma dei tupi a caso, vabbè. Upgrade. Proviamo a risparmiarne uno. C'è una sola soluzione per un topo. Qui, gatto. Qui, micio, micio. Giusto. Cioè, ma scusa, adesso dobbiamo combattere il gatto? Ok. Madonna. No! Allora, proviamo. Com'è? Perché non posso fare act? A casissimo. Vai, facciamo soft voice e risparmiamolo. Ok. Qui, micio, micio. Ma non è il modo in cui parla di solito. Vabbè, softly. Ok. Madonna. E facciamo trappola e risparmiamoli. 2 in 1! Grandiosi! Grandiosi! Catturami, catturami. Ok. 250 Dark Dollars. Appunto, dov'è Noel? Mi dispiace. Semplicemente non ho mai visto i fuochi d'artificio così da vicino. Quei proiettili? Ma scusa, sei spaventata? Immagino di sì. Forse ecco perché non riuscivo a smettere di guardare. Ok, ma perché questo palloncino non parte? Comunque sto morendo. Ho un punto di salvataggio. Cos'è questo? Il gioco dei topi? Ok. E ora mi serve un topo. Ok. Ah, ok, wow, magico. Va bene. Ma adesso? È pieno di topi. Ok, ma... Come faccio a romperlo? Ok, Madonna, se era strano. Ok. 20? Ancora 20? Staremo qua per sempre. Forse se ci dividiamo il lavoro? Eh? Io libererò i topi e Susie romperà i palloncini quando raggiungono la cima. E Chris, tu li devi catturare, se sei d'accordo. Pronto? Vai! Ok. Bellissimo! Dai che l'ho perfetto! Vai! Vai! GG! Perfetto, ragazzi! Grande! Prendetelo! Prendete questo, stupidi topi! Ok. Ah, è bello vedere che ti diverti per un puzzle, Susie. Beh, forse non sono male se li fai così. Non male, Noelle, era stato abbastanza intelligente. Grazie. Forse la prossima volta ti lascerò fare i miei compiti. Donna Susie, posso? Madonna! Sottona, ragazzi! Dio, Madonna, sottona peggio di qualcuno in questa chat. Andiamo! Dai, 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 dai! Oh, ne manca uno. No! Giusto! Hai messo un secchio nel buco. Vabbè, ok. Silenzio. C'è del silenzio qua. Oh! Ci siamo, ragazzi! Siamo vicini alla fontana! Che bello il castello della regina, proprio tutto... Sembra citazione a Lothric? Non so... È bellissimo il parallasse comunque della prospettiva. È la magione della regina. Tu al massimo sei Susie. Meh, meh, meh. Aspetta, perché siamo arrivati qui? Chris, hai portato Noel proprio da me. Vin! Oh, grazie, grazie. Sarai poco attivo perché sono in ritardo. Tranquillo, tranquillo. Grazie mille, Vin, di essere passato. Oh, tienimi sottofondo, ma col volume. Così.
Senti meme. Ma picchialo. Ma no! Ho ragione io, buff. Poi ti racconterò come mi tratta. Comunque. Col volume, ecco. Chris, hai portato un L proprio da me? Lo sapevo che la nostra tregua era la migliore. Ma sfortunatamente... Questo vuol dire che le tregue sono finite. Noel, vieni qua. Ma io... Noel? Lo dirò solo una volta. Infinitamente. Vieni qui. Io... Noel, stai esitando? Nally, non parlo, perché sennò... Ecco, sono in live, non parlo. Parlerò quando sarà il caso. Comunque... lascia che allora faccia un if-then con te. Che ne pensi di se non mi ascolti, allora un uccellino potrebbe fare un salto nel fiume d'acido? Birdly? Mi dispiace, Chris, Susie, io... Mi sarebbe piaciuto stare di più con voi, ma... Non posso lasciare che Birdly si faccia male, sai. Sapete. Non essere triste, Noel, dolcezza. Tutto quello che resta è il passo finale. Mia splendida regina, eccoti qua. Fiu. Ho guardato in ogni singolo negozio di giochi usati per te. Oh, Noel, stai a posto? Sembri strana. Sembri un po' strana. Ok, piano B. Eh? Cosa stai facendo? Vedo ora che la sua volontà deve essere liberata con la forza. Deve essere rilasciata con la forza. Forse se rendo la sua faccia robotica? Ma hai detto che non l'avresti fatto se io... Ah, variabile menzogna impostata a vero. Dovevamo essere intelligenti insieme, non è giusto. Capito. Giustizia attivata. Ecco. Ehi! Oh, ottima cosa che ho calibrato quelle gabbie. Hai detto che avrei potuto... Cioè, mi sarei dovuto fidare di te. Hai detto che eri un gamer. Eri una gamer. Birdly, non esistono le girl gamer su Twitch. No. Ah, io gioco solo ai giochi per telefono. È una Pokémon Masters player questa qui. È una whale. No. Uno di voi. Ma bellissimo Birdly, come se gli avesse detto la cosa peggiore del mondo. Tipo, no. Uno di voi mi aiuterà col mio piano. E sarà Noel. Il resto di voi andate nelle vostre stanze. Ho perso il nome del follow, ragazzi. Armadietto Ikea, bellissimo nickname. Grazie mille del follow, benvenuto. O benvenuta. No, un armadietto, benvenuto. Cosa farai con me? Ma che master, Pokémon Go, esatto. Pokémon Unite Player. Oh, dannazione. Sei ancora qui? Ah, giusto, si è dimenticata una gabbia. Ho fatto solo quattro gabbie. Non so davvero cosa fare. Pure sto effetto. Che fra l'altro, dov'è che si sentiva questa musica? È un sound effect che ho sentito già. Dov'è che si sentiva? Quando fanno quel proprio con lo stesso effetto del cerchio che si chiude sulla sua faccia. Una cosa... Ah! Anch'io ho perso il nome, ma mi ha preso la sincope per l'alert, ovvio. Cioè, giustamente l'alert è altissimo. Comunque, vi piace vi piacciono le vostre nuove unità stanze? Come potete vedere, sono perfettamente bilanciate per i vostri interessi. Ho requisito dai vostri risultati di ricerca di internet. Stimo che non avrete desiderio di lasciare queste stanze. Per favore, divertitevi, titillatevi con le vostre, con i vostri dintorni, insomma. Aspettate pazientemente mentre domino il mondo. Toodles! Bellissimo. Chris, ehi, mi puoi sentire? Ho visto dei cani che suonavano il piano, qualcosa del genere.
Sembra che ci sia un modo per comunicare fra le stanze. È conveniente, vero? Ho davvero pensato a tutto. Vabbè, non è proprio una bella idea. Zitta! Comunque, pensiamo a un modo per andarcene di qui. Sì, è lo sfondo di Windows XP, fra l'altro, bellissimo. Ralsei, hai qualche idea geniale? Ehi, dove cavolo è Ralsei? No, è Toriel che suona al piano. Ah, dannazione, quell'urlo soffice e tenero. Chris, deve essere lui. Veloce, dobbiamo pensare a un modo per uscire. Hai qualcosa che hai portato che può aiutarci? Allora, la gabbia, non posso interagirvi. Ok, oggetti. Non posso usare CD Bagel. Key. Proviamo a usare l'uovo. Lancer! Sì, è tornato Lancer! Confermata un'altra cosa importante. Mi ero fatto questo. Oh, ho visto un Mimikyu! Scusatemi. Mattone, grazie per il Mimikyu. Stavo pensando, nello scorso episodio, che effettivamente Ralsei è stato in grado di viaggiare fra i mondi e dà lo stesso aspetto. Perché Ralsei è un personaggio, non ha bisogno di trasformarsi in una carta, no? E ho detto, Lancer è in questa forma perché è rimasto nella nostra tasca. Quindi chissà se invece lo facciamo uscire dalla nostra tasca se cambia forma. Quindi no, confermato che comunque gli esseri oscuri rimangono nella loro forma. Sì, però Vin, se scrivi pecorella di trainer suona male. Comunque benvenuto. Sì, ti do la paga presto, presto Vin, ti assumo come bot. Comunque figo, gli esseri oscuri restano nella loro forma, sì, infatti, appunto, non suona benissimo. No. Pecorelle sono quelle che sabbano, ovviamente, quindi. Comunque, ti sono mancato? Perché tu mi sei mancato. Sei licenziato tu, ormai ci sono io, Nightbot, vabbè. Lancer, sei tu? Pensavo che ci avessi abbandonato. No, adoro abbandonare, ma non lo farei mai con voi. Sì, la faccia di Lancer è tornata! Cioè, mi stavo semplicemente rilassando nello spazioso buco dei pantaloni di Chris. Shad Lancer. Tasca. Sì! Ho visto tutto! Pantaloni. L'int è tipo la lanugine. Vari oggetti. Un pene. No, no. Ha una mamma un po' folle. C'ha le mommy issues, Lancer. Una mamma folle vi ha messo in qualche gabbia di gabbia elettrica? Eh sì, siamo intrappolati, quindi Ehi, cosa ci hai visti sul roller coaster? Sì, è stato fantastico, la mia prima corsa su un roller coaster. Adoro farmi venire la nausea con gli amici. Risata, solita Lancer. Ehi, forse dovresti liberarci. Allora, gli esseri oscuri rimangono nella loro forma solo nel Dark World. Sera, se vi ha raggiunto, è passato per il mondo normale, quindi non diventa un oggetto, fa parte del mondo normale. Ma infatti è la teoria che stavo facendo anche gli altri giorni, perché ci sono due opzioni. O è in grado di viaggiare nel mondo normale e avere libertà nel mondo normale, che quello è sicuro, perché Ralsei è l'unico che non si è trasformato in un oggetto. Oppure è in grado di viaggiare parallelamente fra i mondi oscuri. Quindi ecco. Non perdiamo occasione di avere 7 anni, mi raccomando. Ma allora, dovresti liberarci. Oh, vero, sì. Sì, Ralsei Azriel, palesissimo. Ralsei Azriel, sicuro. Bisogna capire se sa di essere Azriel, è convinto di essere Ralsei. Se qualcuno gli ha detto cosa essere e cosa non essere, è molto interessante fare questa teoria. Comunque, puoi sempre fidarti di un amico come me. Cioè, puoi sempre affidarti e. No, fare affidamento su di me perché sono in grado di liberarmi, insomma. Non ho idea di come usare questa cosa. Richiedi nuovo oggetto per stanza. Suona ottimo. Come non lo sapevi, Volpi? Ovvio, dai. Richiesta oggetto: pala.
Quantità, diciamo, 999. Questo sono io con i trucchi per il DS, da piccolo. Quantity overload. Oh, ha funzionato! Ok, ha spaccato tutto, va bene. Andiamo, persona blu, di cui so il nome. Perché allora non dici il nome, vabbè. È stato sovraccaricato di richieste di pale. È conosciuto come dozzine e dozzine di Shovels Attack. Ah, forse è tipo un DOS. È tipo un DDoS. Dozzine e dozzine. Sì, è un DDoS. Dozens and dozens of shovels. È un DDoS, un attacco DDoS. Vabbè. Geniale. Dozzine e dozzine di Bath Bombs. Quindi DDBB. DDBB non so cosa sia, però. Ah, dalla richiesta di ricerca, DIY, bombe, bombe, vabbè, bath bomb. Si possono. La gabbia spenta solo a me sembra uno skate, ovviamente. Sembra uno skate. Usare il device di comunicazione? Sì. Hai messo la tua intera testa dentro e hai fatto oh. Chris, cosa cavolo stai facendo? Ah, stai cercando di inserire la tua testa dentro? Ehi, aspetta, non abbiamo tempo per questa cosa. Una VHS che spiega come installare il pianoforte videogame. Dalla richiesta di ricerca, videogame, piano tutorial. Ok. Attenzione però, che adesso c'è un. Perché c'è un assorbente dentro la stanza? Ma è la gabbia. Però attenzione a questa cosa, perché in realtà ha detto che effettivamente ha usato le nostre ricerche su internet per stabilire questa cosa. Cioè per riempirci la stanza. Abbiamo dei bath bomb e un piano tutorial per i videogiochi. Quindi vuol dire che Ralsei. Comunque, cioè che Ralsei, che Chris comunque sta facendo queste ricerche, ha fatto queste ricerche su internet. Non capisco la cosa del bath bomb. Una gelatina con la forma di vari coltelli. Ah! Dalla richiesta Sharpest Kitchen Knife Jello, Madonna! Ma Toby è troppo inserito nei meme. Questi, non so se avete mai visto i video di quel giapponese, tipo, credo sia giapponese, sì, ci mette anche i sottotitoli in giapponese, dove fa i coltelli con ogni materiale. Madonna, li guardo sempre prima di dormire. E l'aveva fatto uno di gelatina, con le caramelle, le aveva sciolte e aveva fatto un coltello, vabbè. Geniale. Jongler's Book on Jongling and Other Tricks. Ok. Come usare la magia, ok. How to use magic, però è una cosa che potrebbe aver cercato Susie, non io. Che sia la stanza di Susie questa, in realtà? Cioè che. Perché effettivamente ha più senso che sia per Susie. No, i videogiochi non c'entrano con Susie, in realtà. Boh. Tutorial per giocare a Unite, esatto. Io prima di dormire mi guardo sempre quello che fa le statue Pokémon di argilla. Bellissimo. No, un'altra cosa che guardo io è un tizio inglese, un anziano signore inglese, che fa le recensioni di giocattoli vintage. Cioè, è strabello, strabello da vedere. Ti dovrò mandare. Tipo Teams World o qualcosa del genere. Guardatelo perché vi rilassa un sacco. Quelli che cucina roba fritta, esatto. Kiwami Japan, ecco. Kiwami Japan, vabbè. È un calendario con le vacanze del college. Cerchiate. Dalla ricerca Summer Vacation College When. Confermato? Allora. È una cosa tenerissima del tipo Chris. Che cerca su internet quando cavolo sono le vacanze del college, così da finalmente poter rivedere suo fratello Asriel. O è confermato che Ralsei è Asriel. Cioè che questa è una ricerca che farebbe Asriel. Asriel va al college, quindi cerca su internet quando sono le vacanze. E l'orario delle lezioni, no? Quindi bisogna capire questa cosa. Entrambe le cose sono ugualmente probabili. Però, perché mi sembra che siano tutti oggetti non miei. Cioè, non di Chris, tutti questi oggetti qua. Però, vedi, sono comunque dei due Toriel che suonano il piano, pixelate. Piano tutorial, no! Videogame piano tutorial.
Ok, però mi sarebbe piaciuto come chicca mettere quando clicchi qua la host di Home in Undertale, suonata con il piano. Sì, canale quello dei coltelli. Lo manderò su Telegram però. Si chiama Porro Nicole e sei un maiale. Ma co cosa? Ah, guardi i giovani maggiorenni che si approcciano in modo discutibile a uomini più grandi e muscolosi. Nick. Nick, sì, ho presente forse. Comunque non c'è più il suono. Comunque se usi l'uovo non succede niente. Star Walker non ci dice niente. Proviamo a usare il telefono qua. No, è sempre lo stesso. In che senso hai presente? Cosa? Bellissimo. Bellissima, eh. Comunque, aiuto Gaster. Sì, è la musica di Gaster questa. Io sarò poco attivo, sempre io sto qua a chiacchierare. Esatto, mi dà attenzione. No, nel senso. Ah, sì, era. Allora, immagino che ci sia, effettivamente è uno spoiler, però immagino che ci sia qualcosa un po' segreto perché è confermato che nel momento in cui abbiamo dato l'oggetto di Jevi, la Shom, all'inizio del secondo capitolo, mi ha detto che in ogni capitolo ci saranno avversari forti come lui, quindi immagino che ci sia un boss segreto. E ho anche probabilmente immaginato chi è sto boss segreto, perché l'abbiamo già affrontato e mi ha detto di rincontrarlo, però non ho avuto modo di tornare indietro ancora, mi stanno obbligando ad andare avanti. La spada ritta della moderazione, Mallin, eh? Vuoi vedere la moderazione? Comunque, vabbè, sì, immaginavo ci fosse qualcosa di segreto, però devo uscire da sto castello prima, immagino. La nazione Lancer, sei il migliore, aiuto. Andiamo, Noelle e Ralsei ci stanno aspettando. Sì, mettiamo il pedale sulla medaglia. Ok. Vuoi vedere che Lancer non è di questo mondo e quindi non può rimanere troppo tempo esposto? Ehi, Lancer, sei tutto a posto? Sto bene, semplicemente sono molto. Ho molto freddo. No, ehi. Piano. Ehi, che cavolo? Ehi, stai bene? Ehi, lascia che ti curi. Grazie Susi, ma. Poi questa musica, no! No! Non è abbastanza forte! Mettilo in tasca! Troviamo Ralsei, forse lo può curare. Ma fammi curare! Fammi salvare prima, però! Aspetta, aspetta! Non starete andando via senza di me, vero? Sì che stiamo. Sì che lo stiamo facendo. Ma Noelle, la mia damigella in pericolo! Deve essere. In pericolo! E se non l'aiuto, allora. Ok, va bene, puoi venire con noi se stai zitto. Sì, andrei da Lancer, però fatemi salvare, cioè non potete. Ok, sono scappato dalla mia. Ah, la mia seconda stanza personalizzata del giorno, perché effettivamente la prima era nel castello di Ralsei. Sono riempito con il potere delle case di vacanza. Fammi vedere il Cruizzo che ha fatto tutto. Comunque che bella sta musica e che. Le pale! La stanza si sta riempiendo di pale, vabbè. E non hai nulla per scavare attraverso. No, le pale, magari! Non c'è alcun modo per scavare questo casino. Va bene, anche mentre muore Lancer mi stanno facendo queste cose. Uovo! Un uovo è molto importante, un uovo dipinto, è caldo. Dalla richiesta possono schiudersi le uova bollite. È probabilmente una stronzata in realtà. Cioè, una stronzata alla Susie. Non credo sia collegata all'uovo, dai.
l'oggetto, il tubo per parlare di Susie, sembra più grande sembra più grande per la sua testa, più grande. Questo è un aspirapolvere libro? Ok, è un libro potenziato con un aspirapolvere? Dalla richiesta per denti, questa biblioteca fa schifo. Ah, ok, sì, questa è la stanza di Susie 100%, cioè effettivamente è una persona che è in grado di andare in biblioteca e scrivere cazzate su Google. Vabbè. Una copia di un gioco di skateboard online. Dalla richiesta, cool skateboard game online. Va bene, Susie. Ah, è un gioco di skateboard, ma l'intelligenza artificiale sta barando, è impossibile vincere. Dalla richiesta, cool skateboard game online, cheat. Amo Susie, amo troppo. Prima ricerca il gioco e poi cerca come barare, vabbè. Questo è un ologramma glitchato. Dalla richiesta. Io non ce la faccio. C'è Lancer che sta morendo, io mi diverto per queste cagate. Il computer di Susie non sembra compatibile con il gioco di skateboard. Che bella sta musica! Ok, la targhetta dice Burglay. Intendo Burglay. Vuoi vedere dentro? Sì. Quello che hai visto ti ha sorpreso, in un certo senso. Hai rispettato il codice dei gamer. No screen peeking. Ok. Questa è quella di Catti? Attenzione! O la regina è riuscita a rapire tutti i nostri compagni di classe, o le aveva preparate. Cioè, la regina sa tutti i personaggi della nostra classe. No, effettivamente ha senso, no? Ha senso perché non dobbiamo dimenticarci che il mondo, il cybermondo, è la versione oscura della stanza del laboratorio di computer in biblioteca. Quindi in biblioteca ci andavano tutti i nostri compagni di classe. E effettivamente ci sta che ognuno abbia la sua stanza. È come se ogni stanza rappresentasse la sessione utente di uno dei membri della classe e quindi ha le stanze personalizzate per tutti, giustamente. È animata. Oh, sto iniziando a pensare che la mia stanza era 100% mia, quindi Chris è interessato a sapere quando Asriel tornerà a casa. Perché ha cercato quando sono i giorni di vacanza del college. Fammi rileggere sta cosa. Come carta da parati al gatto rosa, la pubblicità del gatto rosa della città. È animato. Non so a cosa si riferisca, però vabbè. Facciamo anche no. Puoi sentire il cibo per gatti con i glitter da qui in ogni caso. Jokinton? Ok, sì. È bellissimo. Ok. No. Stai immaginando, cioè, credi che Noel si divertirebbe di più con questo? Asriel Room. Asriel Room! Attenzione! Sei un bastardo! Toby, sei una merda. Che ha senso perché Chris è arrivato probabilmente addirittura ad odiare Asriel in questa forma. Perché vorrà dire qualcosa, eh? Sta tenendo gli occhi chiusi, non vuole vedere cosa c'è qui dentro, non gliene frega niente. Che forse Chris stia impazzendo perché è incazzato con suo fratello per averlo abbandonato? Cioè, il fatto che suo fratello sia andato al college e sia andato da lui, dentro di lui è nato un sentimento di rabbia, probabilmente. Oltre al fatto che magari, ok, poteva capire che è giusto che che le persone a cui vuoi bene prima o poi se ne vadano. Oppure è solo una trollata di Toby. Sì, però. Oppure ha paura che gli sia successo qualcosa. Madonna, quante possibilità. Non hai visto niente. Hai il sentore che non impareresti nulla. Forse sa che è successo qualcosa e non vuole affrontare la cosa.
Potrebbe anche essere che si sta chiudendo gli occhi perché lui sa cosa c'è dentro e non lo vuole vedere. No, quanti casini. Madonna, vedete? Vedete che bisogna leggere tutto. Adesso salvo perché mi sto pisciando addosso dalla paura. No, ovviamente, le mie pale qua. Che bella sta musica! Spero di finire presto il gioco proprio per salvarmi queste canzoni. Tra l'altro c'è da commentare sta cosa, vero? Che siamo Love 2. Che è una cosa che ho commentato una volta all'inizio della run, ma non l'ho più nominata. Se le regole sono le stesse di Undertale, cosa che ancora non è al 100% sicura, quel livello corrisponde al nostro livello di violenza. Vai avanti a oltranza, dici che manca poco? Se manca poco potrei fare, tanto fino a 18:30 potrei, però se manca tanto no, non credo. Anche perché manca sicuramente la cosa extra, e quindi dovrei andare a fare una boss fight difficile, non ci sicuramente ho bisogno almeno di un'altra live. Comunque c'è da commentare, cioè se il love è aumentato nel secondo capitolo rispetto al primo, vuol dire che noi siamo diventati più violenti. Che è la cosa che ci sta, perché effettivamente alla fine del primo capitolo ci siamo strappati il cuore. Il livello di violenza sarà anche solo attaccando, vero? Quindi probabilmente ci stiamo veramente arrabbiando, ci stiamo veramente diventando sempre più cattivi. E forse siamo arrabbiati con Asriel. Non lo sai? Vabbè, tranquilla, tranquilla. Giustamente non lo sai, stai seguendo con me. Comunque, direi, ragazzi, che siccome voglio andare avanti e sono curioso di vedere cosa c'è, per non andare di fretta, vi abbandono 3 secondi che devo andare in bagno e arrivo subito. Restate con sta musica che è bellissima. Rieccoci. Allora, vi recupero i commenti. Allora, per me no, non siamo più cattivi. Oh, aspetta, secondo me Chris sono due persone e quando dorme una persona l'altra toglie l'anima a Chris. Potrebbe essere così. Però perché allora quando è in esplorazione, quando è nel mondo oscuro e anche quando è a scuola non, comunque non esprime sentimenti? È molto strana questa cosa. Solo per Alex, grazie mille del follow, benvenuto, benvenuto. Siamo in un momento di teoria di bello tosto di Deltarune, perché è successo appena, sono appena successe cose grosse, quindi stiamo teorizzando. Mi raccomando, se sai, non dircelo. Allora, è strano comunque che se sono due persone, quando si sveglia, non comunque continui a non esprimere sentimenti. Sì, prima run, sto facendo. Infatti sto andando molto piano e sto facendo il più possibile. Comunque, per me no, non siamo più cattivi. Chris ha cercato vacanze perché suo fratello gli manca, però ha paura che gli sia successo qualcosa.
Oh, secondo me queste ricerche non sono recenti. Secondo me sono proprio tutte le ricerche che abbiamo fatto da quando siamo in biblioteca. Quindi è probabile che in realtà la rabbia possa essere arrivata dopo. E se ha paura che gli sia successo qualcosa, giustifica il fatto che quando apre la porta non vuole vedere cosa c'è dentro. Però non ha neanche molto senso in realtà. Perché aprendo la porta, qua dentro, tu stai esplorando le ricerche di internet essenzialmente fatte finora. Quindi se è successo qualcosa vuol dire che è successo prima che andasse in università, prima che andasse al college, perché queste sono le ricerche di Asriel quando andava alle superiori, no? Quindi è molto molto strano. Ma no, Wolfie, ma cosa fai? Tranqua. Wolfie, no. Vabbè, direi che bisogna andare. Bisogna andare avanti per sapere. Comunque questa cosa mi inquieta molto, inquieta molto. Il Ralsei, allora? Ralsei cos'è? E perché non l'ha messo nella sua stanza? Gli ha fatto un'altra stanza, Ralsei? Vero, vero, ogni tanto fa... esprime in qualche modo... Più che altro lo commentano gli altri, dicono... Oh, sembrava addirittura entusiasta di dire questa cosa, questo è vero. Però non parla. Non parla e soprattutto si vede l'occhio rosso quando si trasforma. Quando si trasforma, quando c'è l'animazione di lui che arriva nel mondo oscuro, si vede proprio l'occhio rosso che si accende in un pixel. Però perché nessuno glielo sta dicendo a Ralsei? Che sembrano troppo simili. Sembra un puzzle. La patina è un sentimento, vero? Si potrebbe aprire un dibattito anche su questo. Credi di poterlo fare, Chris? Rilassate i vostri... le vostre cosce senza pelle e senza ossa, tutti quanti. Però perché gli ha fatto un'altra stanza, allora? Se è palesemente Asriel. Penso a una soluzione. Forse ovviamente la regina non ha questa conoscenza talmente alta delle cose. C'è da dire che ha fatto comunque la stanza di personaggi che non sono neanche arrivati in questo mondo oscuro. Comunque nel primo capitolo il Chaos King e Jevil parlano di un cavaliere. Si dice che questo cavaliere ha nebbiato l'oro lente. Secondo voi potrebbe essere lo stesso di Chris? Chi sarebbe? Io ho teorizzato che il cavaliere abbia a che fare più con Ralsei che con Chris. È probabile che con Chris abbia avuto il primo contatto nel momento in cui è passato nella fontana oscura, secondo me. Perché c'è proprio stata una scena nel momento in cui tornava al mondo reale, in cui la sua anima si staccava dal corpo, entrava nella fontana oscura e c'era la musichetta epica. Quindi secondo me in quel momento è entrato in contatto con il cavaliere, perché secondo me il cavaliere controlla le fontane. E... sto addirittura pensando che sia Gaster da Undertale, però quello è una teoria molto esagerata, basata su tantissimi reference a Gaster ogni volta che parlano del Cavaliere, però è ancora non provata. Però anche in quel caso, anche a sapere che è Gaster, che cazzo c'entra qua, come mai è qua, c'entra qualcosa con Undertale? Boh. Chris, ignoralo, starò qui dove non ti posso sentire, ok? Io sarò qui, lontano dalla tua aura che abbassa il quoziente intellettivo. Ok, posso raccoglierle? No, ok, devo spostare le luci. Ok. Come si ruota? Così. Così. No. Dannazione! Così si ruota. E così, perfetto. No, sbaglio là, scusate, perché ho il controller della Switch, quindi dimentico cos'è l'A e cos'è la B. Ok, perfetto. Se no il gioco finisce troppo in fretta se qualcuno va a dire ad Asriel, quello è vero, però andare contro la logica non è normale. Sì, ce l'abbiamo fatta. Cosa? Ehi, aspetta un secondo, come l'hai risolto senza di me? Chris l'ha indovinato prima di te, geloso? Invidioso? Beh, io sapevo la risposta, semplicemente volevo vedere se Chris... volevo vedere Chris provarci. È chiamato Suspense, Susan. Susan, fra l'altro. Drammatica Suspense. O Suspense. Beh, allora fai tu il prossimo. Va bene, guardatemi. Madonna. Il mio nome non è Susan.
Ok. Altro inquietantissimo la faccia della regina. Nel dubbio, Chris, prendi la banana. Come la banana? Ah, un gioco da ragazzi. Non potevate darmene uno più difficile? Per esempio, se uno avesse un cubo di Rubik 4x4. Dici la soluzione? Beh, vedete. Prima di tutto, voi allineate le ombre con queste linee sul pavimento. Sì, cosa muoviamo per primo? Chris fa il puzzle. Dammi un momento! Non è che Chris può risolverlo in ogni caso. Va bene. Allora, dovrebbe essere così. No. Questo però in realtà non è facilissimo, perché potrebbe fregarmi. Ma dovrei avercela fatta, no? Sì. Ok. Easy. Easy. Ah, giusto per il potassio. Potassio. Sembra che Chris ce l'ha fatta di nuovo. Ah, mi sto dimenticando sempre di parlare con loro invece di fare il puzzle. Mi sto muovendo per l'ansia di scoprire qualcosa. Aspettate un secondo, non potete. Siete stati fortunati, è solo trial and error. Il metodo forza bruta, anche un uomo delle caverne potrebbe farcela. Eccetto che gli uomini delle caverne sono morti perché sono stupidi. Io risolvo il prossimo, quindi rimanete qui finché non l'ho fatto. Sì, come se davvero aspettassimo così tanto. Aspetta, questo puzzle è solo per lo staff. Ospiti, per favore, tornate indietro nelle vostre stanze. Tutto con le ombre, comunque. Aia, c'è una paperella. Le paperelle erano un attacco di Jeville. Cosa state facendo qui? Questo qui è mio. Sarà finito in un secondo, quindi perché semplicemente non vi rilassate nel vostro palazzo della mente, che probabilmente non ha nemmeno nulla dentro? Ho semplicemente bisogno di indovinare perché le forme non vanno insieme. Vero, però vanno ad incastro. Oh, ehi! Devi semplicemente riempire il quadrato, vero? È geniale, Susie! Perché semplicemente non li metti tutti negli angoli? È come scavare un buco molto largo. Cosa? Chris, vuoi provare? Vai, Chris, copri tutto il quadrato. Zitti! Nessun indizio! Questo è solo uccello contro umano. Quindi vuol dire niente Susie e niente... chi è quel tizio? Sono Lancer! Tira la mia lingua e dirò alcune frasi. Come au, ouch, ah! Non avevo bisogno di saperlo. Madonna. Muoviti, Lancer sta diventando pallido. Ma mi piace mi piace il pallidume. Madonna. Gli uomini delle caverne non sono morti perché sono stupidi. Sono morti per vecchiaia oppure si sono voluti. Oh, Wolfy, wow. Chris, sai quanto sono skillato nei puzzle, vero? Diglielo. Riguardo i puzzle che ho risolto. Poi possiamo... Beh, potremmo... mandarla nell'altra stanza e risolverlo insieme. Va bene, vai avanti e ascolta Susie, Chris. Susie, stai sentendo? Tu... sarai un oggetto di risate. Sarai un oggetto di risate, lo sai, Chris? Ok. Allora, dobbiamo semplicemente mettere gli angoli. Quindi... proviamo a fare un angolo alla volta. Ok. No. Tipo così. Allora, partiamo tipo da questo. Questo è così. Questo poi... vediamo come si incastra. Aspettate. Qua serve un triangolo, sicuramente. Potrebbe andare anche così. Molto particolare, eh? Oh, questo si incastra con questo, sicuramente. Ah, no! Me l'aveva spiegato.
Cioè, il meme è semplicemente basta metterli dentro e riempire il quadrato, chi se ne frega. Mi stavo incasinando per niente. Sì, esatto, basta metterli. Eccola la spada che si erge, mamma mia, Malli. Vedi che alla fine non era così una brutta idea la mia idea di ieri. L'idea di Susie ha funzionato? Non c'è. Non ha senso, è un bug del computer, è un glitch. Stai barando. Come quando fai il wave dash? Ah, com'è, idiota? Dannazione, mi vanterò di questo per sempre. Tutte quelle volte che ti sei atteggiato così alto e potente. Beh, indovina, non lo sei. Affrontalo, sei semplicemente un idiota come il resto di noi. Effettivamente, di nuovo torna la cosa che Noelle e Coso e Birdly stanno imparando a crescere. Noelle è diventata più coraggiosa e Birdly sta diventando un pochino più modesto. Lo ammetto. Non sono così intelligente, non lo sono mai stato. Ecco, sei contento? Io semplicemente. Ho tutte le storie tristi addirittura. Una volta ero un piccolo uccellino blu così dimenticabile. Forgotten. So easily forgotten. No, nessuno ricordava nemmeno il mio nome. Poi un giorno è arrivata la gara di spelling per cui io e Noella abbiamo studiato. Smart. S-N-A-R-T. Noelle è molto più veloce, fra l'altro, se notate, guardate. Geniius. Dimmi che ha sbagliato intelligent? No, ha fatto giusto. Vabbè. Quando, insomma, siamo arrivati a sfidarci noi due, è diventata nervosa e non riusciva a parlare. December. Altro che parole a caso messe per dire semplicemente la data di uscita del capitolo 3. Eh sì, no, sì, infatti ci abbiamo ragionato prima sulla parola December. Perché effettivamente parlava della sua infanzia. E come fa allora il mondo oscuro a sapere? Come fa a saperlo la regina? L'ha messo la regina in un puzzle, la parola December. Probabilmente Noelle l'ha cercata chissà quante volte. Fra l'altro, beh, è interessante che sia dicembre la parola che Noelle non è riuscita a dire, perché comunque Noelle si basa su una renna natalizia. Capitolo 3 dicembre 2031, esatto. Molto interessante il fatto che abbia sbagliato la parola dicembre, eh. Sappiamo anche che suo padre è malato in ospedale. Ci sono tante cose. Ci sono tante storie molto tristi di tutti i personaggi di sta città, eh. Ha perso. E io ho vinto. Ed è stato in quel momento che l'ho assaporato. La gloria, il vanto, la superiorità. Noelle, beh, ha parlato più volte con Bertil, ma non credo che. Non ancora. Tanto. Sì, vado avanti adesso, vado avanti, scusate. Sì, o forse ha perso apposta, sì. La superiorità. Clever, genius, smart. Il potere. Così, insomma. Addicting di essere intelligente. Da quel momento, anno dopo anno, sono stato il numero uno della classe. Ma solo perché Noelle mi aiuta a studiare. Oh, lei è veramente la ragazza intelligente. Ma tutte le aspettative. Ma le aspettative di tutti sono così alte per me. In questo momento, cosa farò? Cosa posso fare quando andrò da qualche parte senza di lei? Quando andrò all'università? Ecco perché volevo fare un nuovo mondo per noi.
un mondo dove saremo per sempre, numero uno e numero due. Sì, quando gliel'ha detto la regina, si è convinto di usare questo piano della regina. Esatto, ero così convinto di questa cosa che sono stato fregato dalla regina. E ora Noel soffrirà per colpa mia. Forse davvero mi piaceva essere superiore. Forse sono semplicemente un idiota. Non piangere, uomo chicken nugget. Quando leggi un nuovo mondo mi immagino Death. Non l'ho mai letto, però immagino che ci sia cose del genere. Tutti noi siamo idioti. Anche tutti noi siamo idioti. Sì, cioè, non so, non posso parlare per tutti gli altri, ma se sei il ragazzo intelligente o no, non ce ne frega niente. Fai schifo quanto vuoi, onestamente. Madonna, Susie! Susie! Non ho letto la frase, comunque gliela interrotta. Susie, tu mi accetteresti anche se fossi stupido? Sì. È come quando tua sorella viene maledetta in Dragon Blazers 2. Dragon Blazers non lo giocavamo con Ralsei? No, giocava. Dicevano che giocavano a. Cazzo. Era un gioco di lotta, mi sembra. Il gioco sotto il letto, vabbè. Anche se le sue statistiche fanno schifo, è comunque un membro del tuo party. Noel ci giocava nell'uno in ospedale, ecco. Susie, una vera reference a Dragon Blazers 2? Susie, non sei solo gentile, ma sei anche una vera gamer. Forse ti ho sottostimato. Non dirlo adesso. Non ti preoccupare, non ho deciso. No, ho deciso. Cambierò faccia da questo momento. E combatterò per il lato dell'ignoranza. Non ti stiamo dicendo di essere stupido. Semplicemente ogni tanto è giusto fare errori. Ah, e fare errori. Li farò. Avanti. Perché Ralsei non poteva essere qui a insegnare la lezione morale? Staff, se siete incastrati, per favore non chiedete aiuto. Nessuno vi può sentire, non in questa amata trappola della morte della magione. No, ma è arrivata Bani qui dietro. Ciao, papi. Ciao. Ci sono pure i maggiordomi, ovviamente. Ma che bella. Che bella sala. Sembra uno salone di Anor Londo. Questo tavolo del sottoscala sarà per i nostri ospiti speciali. C'è una cena di gala, insomma, al secondo piano per tutti gli altri. Combinati, abbiamo abbastanza stanze per tutti nel mondo. Ok? Cioè abbiamo abbastanza sedie per tutti nel mondo. Tutto ciò che c'è qui è ricamato intorno a te, giusto? Eh sì. Ed è molto strana come cosa, comunque. Questo è l'urlo. Quell'urlo, Ralsei? Ehi, non dovete urlare. Semplicemente solo perché vi piace il mio outfit. Era loro che urlavano, giustamente. Oh, Chris, Susie. Festa di cena, sì, che cazzo si dice? Dinner party. Una cena. Oh, Chris, anche perché nessuno dice una festa cena. Una cena festa. Una festa cena. Un'ape cena. Oh, Chris, Susie, come vi posso aiutare? Ah, sta facendo il maggiordomo! Cosa cavolo stai facendo? La regina non aveva una stanza per me, quindi mi ha reso uno dei suoi maggiordomi. Non aveva una stanza per me. Non aveva una gabbia, però non aveva neanche una stanza per lui, probabilmente, perché la sua stanza è quella di Asriel. Va bene, chi se ne frega, Ralsei, puoi curare Lancer? Oh! Fa freddo. La pericina delle 17, esatto. Ma mai nelle 17, la pericina alle 9 a momenti. Mi dispiace, ma forse questo è qualcosa che non posso curare. Cosa? Lancer è... Lancer? Deve stare nel suo mondo. Vedete, ogni fontana oscura crea un mondo diverso. Un mondo... Oh.
i cui abitanti oscuri riflettono il volere della fontana. Perché non vai in biblioteca, giustamente, Ralsei. Non vai in biblioteca perché Asriel non avrebbe bisogno di andarci. Attenzione, quindi la fontana ha una volontà e quella volontà modifica il modo in cui si comportano e in cui appaiono gli oscuri. Ma nonostante quegli oscuri possano esistere nel loro mondo, non potrebbero non appartenere al mondo se ne vanno se vanno in un altro. Quindi possiamo aiutarlo? Sì, c'è un modo. La grande fontana della città del castello è fatta di pura oscurità. Finché, insomma, continua a fluire, ogni oscuro può vivere lì. Perché è una fontana, non è una grande fontana, è una fontana esattamente come le altre, però Ralsei non vuole chiuderla, non vuole scomparire, probabilmente. Quindi, se portiamo Lancer di nuovo a scuola, starà di nuovo a posto. Perché effettivamente, se ci pensate, non è lo sgabuzzino il mondo oscuro del capitolo 1. Il mondo oscuro del capitolo 1 è la stanza dei giochi, la vecchia aula. Lo sgabuzzino è Castle Town, no? La città castello di Ralsei. Quindi, perché la vuole tenere accesa? Perché, vabbè, se la spegne, muoiono tutti e non ha senso, quindi ok. Però, perché la vuole tenere accesa allora? Vabbè, dobbiamo semplicemente uscire di qui, eh? Giusto. Va bene. Lancer, torneremo indietro per te, buddy. Il vostro amico, se sconfiggiamo la regina, possiamo salvarlo? Si è distratto e è diventato un sasso, sì. Sì. Con me fuori dalle scatole, la regina forzerà Noelle a fare il suo volere, insomma. E se Noelle non vuole, potrebbe rendere la sua faccia una faccia robotica. Susie, potresti aiutarmi a salvare Noelle? Io? Semplicemente non posso farlo da solo. Ma se puoi aiutarmi, ho un piano. Un piano? Mi ricordo del tour della regina di questo posto. C'è un passaggio segreto, c'è una scorciatoia segreta sul terzo piano. Mentre Chris sta distraendo la regina, Susie prenderà il passaggio segreto per raggiungere Noelle e la trasferirà a me sul tetto. Da lì la porterò in un posto sicuro per nascondersi e insieme possiamo sconfiggere la regina. Va bene, ok, ci proveremo. Eccellente, allora ci vediamo sul tetto, agente, compagno agente. C'è un modo per arrivare da Castle Town a Cyberworld senza uscire da Dark World? Non lo so, non lo so, perché effettivamente l'unico modo che abbiamo avuto noi è uscire e andare in biblioteca. Ralsei non sappiamo se è uscito come noi, potrebbe essere uscito, oppure aver usato un passaggio segreto che sapeva solo lui. Ok, andiamo. Puoi toglierlo? Ah, mi dispiace. Ma posso spingerlo? Bellissimo! Fellow undead. No! Posso giocare con Lancer? Sì! Cosa succede se lo spingo via? Dai, ci deve essere un segreto se lo spingo da qualche parte. Provo ad andare il più possibile a sinistra, vediamo. Mi sa che si schianta contro la sedia, giusto? Non posso più spingerlo. No, il bavaglio pure! Ah, ok, sembra che si stiano prendendo cura di lui. Bellissimo! Sapevo che c'era un segreto, lo sapevo. Ok, andiamo, andiamo. Quelle sono gambe della regina? C'è un caffè, un punto di salvataggio. Guardare quelle gambe ti riempie di un certo potere.
Determination. Questa è determination pura. Ok, allora, fatemi un attimo esplorare. C'è la porta? Sì! Allora, io direi che mancano 10 minuti alle 18.30, quindi la prossima volta facciamo tutta questa parte. Però, prima di questo... Fammi vedere un attimo la... Ok, un libro per gli shortcuts. Fammi vedere un attimo... Si può andare dietro le gambe? No. E si può andare di qua. Ok. Entro nel caffè, guardiamo cosa mi vendono. È la musica di Ruskard. Allora, parlami di te. Ah, perdonami per non avermi... per non essermi presentato, giovane maestro. Io sono Swatch, la... il capo maggiordomo della nostra Lady Grazia. Quando non stiamo... cioè, non ci stiamo occupando dei suoi bisogni, io e la regina... e lo staff... e gli altri staff della regina usiamo questa stanza... come la nostra umile ma colorato gift shop barra caffè. Per favore, compra secondo cioè compra quello che vuoi. Siamo ansiosi di servirti, di servire ogni tuo desiderio. Ma bellissimo. Mission statement. Quella è la tua mission statement. Una donna del calibro della nostra Lady non merita un gruppo di potenti uomini e donne che si occupano di ogni suo movimento? Non merita forse di avere scritti dei pezzi rap, degli inni rap per la sua gentilezza? Che poi sono beat crushed dopo oltre ogni possibile riconoscimento, tipo, vabbè, per renderli più computerizzati? Di spaccare meloni con karate chop? Con colpi karate senza... meloni, watermelons probabilmente. Con colpi karate ripetutamente senza alcuna ragione apparente. Fruit ninja. Va bene. Lanciare dei barili dai rafters. Questo non so cosa possa essere. Ah, e spaccarli con colpi karate prima che il timer finisca. Ma i barili sono pieni di meloni. E dobbiamo spaccare anche quelli? Sì, la risposta è sì. Ok, Ruskard. Ruz? Non credo di essere familiare con un ospite di quel tipo. Che fra l'altro Ruskard anche lui è uscito dalle nostre tasche, quindi dovrebbe anche lui essersi congelato. Aspetta, forse ti stai riferendo a quell'insopportabile unico uomo che è venuto qui e ha chiesto di essere reso maggiordomo supremo. Mi dispiace, ma quella persona è ora bandita da questo stabilimento, da questo posto, e potrebbe aver sofferto delle ferite come risultato della sua esecuzione veloce, insomma. Non menzionarlo di nuovo. Stiamo ancora pulendo i vermi che ha lasciato sul pavimento. Che aveva i vermi, giustamente. Ciao papi. Outfit. Ah, il mio outfit, sì. Il look monocromatico è molto confortevole, vero? Veste nera, occhiali colorati. Molte persone hanno fallito a imitare questo look. Alcuni hanno addirittura provato. Sono così andati così là da provare a impersonarmi. Per ottenere il. Non importa, macaron. Ok. Fammi vedere cosa vendi. Bat Juice. Short for Butler Juice. Ok. Vale un sacco. 100 HP. Spaghetti Code, giusto? Spaghetti Code. Spaghetti Code è il codice informatico che scrivi senza troppe regole e un po' scordinato quando magari metti un sacco di break, un po' tanti return, ed è un codice difficilmente leggibile. Si dice Spaghetti Code. 30 HP al party, intero. Un'armatura, B-Shot Bowtie e Royal Pin. Io prenderei sia la Royal Pin che la bow tie e un po' di bad juice per forza, il più possibile. Vediamo cosa si può vendere magari. No,
no, mi hanno detto un manichino potremmo vendere, ma sono uniche, non mi piace vendere queste cose. No, 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 no. Proviamo a vendere i CD bagel che valgono meno. No, ok. Va bene, usciamo. Ti aspetteremo per i aspetteremo i tuoi occhiali tinti di rosa. Perché occhiali tinti di rosa? Ok, allora salvo e poi ragazzi, invece di andare avanti, gli ultimi minuti che abbiamo, guardiamo cosa c'è di là. Guardiamo cosa c'è in questa parte. Ci ha chiamati, dobbiamo andare. Ci si deve provare, ragazzi. Cosa? Vuoi entrare da solo? Va bene, fai quello che vuoi. Sono io, Spamton. Kizen? S-Potion? The Big One? E la Madonna, che il cheat code! E questo è un B-Shot Bowtie normalissimo. Posso correre addirittura? Vai more! Il nostro fatto. Chris, piccola spugna. Sapevo che saresti venuto qui in un sabato sera. Dopotutto, vuoi essere un big shot? Ma come? Come puoi esserlo? Ascolta, nel profondo abisso della mansione della regina. Un grande affare ti aspetta. Di nuovo nei sotterranei di un castello, eh? Un corpo pronto per l'allenamento che spezza i cieli, Evan Piercing, che arriva ai cieli. Designed dai classici. You've come to expect, vabbè. Copyright 1997. È interessante sta cosa, 1997. È la mia età, è il mio anno, eh. Però, cos'è successo di particolare nel 1997? Ah, Chris, quel piccolo nipper, che non so cosa voglia dire, è il nostro biglietto di sola andata per renderti grosso, per rendere me grande. Prima che lo sai, sarà... Vabbè, madonna, come cazzo di... Con che lingua ti esprimi, però. Prima che te ne accorga, sarà... Prenderà un ride, cioè farà un giro intorno alla città, sul nostro speciale Cungadero, che non so cosa sia, facendo una vacanza nell'acido bruciante mentre tu ti immergi nell'Hyperlink Block. Ma Chris, non respirare ancora, la via è bloccata da encryption di alta qualità, non entrerai mai. Aspetta Chris, guarda, vedi quei palloncini? Sei il nostro millesimo cliente. Come anello commemorativo ti lascerò comprare Keygen da me al bassissimo prezzo di... Cosa credi? È un furto, mi sto rovinando. Tutto bannato. Accetta questo affare e morirai. È buonissimo. Compra il Keygen da me, sblocca il basement e ottieni quel disco vuoto. Riguardo a te, non ero nient'altro che il ragazzo delle mail e ora sono... Brucia, fermati, aiutami, brucia, ragazzo. Ti stupisci di questa fantastica trasformazione? Anche tu puoi avere una comunione con Unintelligible, con risata senza senso. Presto sorpasserò anche quel dannato clown intorno alla città. Ma a differenza sua, raggiungerò il cielo e otterrò il percorso per The Big One. Che sia il cavaliere, di nuovo. Diventerò così tanto dietro... Il testo che va addirittura fuori, vabbè. Hyperlink Blocked. Il cavaliere. Parlando di comunione, Chris, sai che il cavaliere... No, mi dispiace, non volevo...
troppe giorni di vacanza. Prendi una vacanza per l'inferno. Friends? Io? Amici? Ah, Chris, io e te, tu e io siamo già friend request accepted. Non abbiamo bisogno di nessun altro. Non abbiamo bisogno di easels or CRTs, vabbè. Non abbiamo bisogno di nessun uomo, donna o bambino a metà prezzo. Non abbiamo bisogno di Mike. Oh, piano. Parla di me, Mike. No! Oh! 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 Piano! Piano! Troppe coincidenze, eh? 1997. Mike. Chris, non credere a tutto ciò che vedi in TV. Quell'uomo è un criminale, te lo dico io, un criminale. Ok, già letto. Paura. Di cosa sei spaventato? Secondo l'enciclopedia dell'essere spaventati, non c'è nulla da temere, eccetto... Qualcuno mi può sentire, aiuto? Cosa? No, non ho sentito niente adesso. Ma sembrava che parlassero a te. Che cavolo di roba spaventosa stavi comprando? Ma anche se, come se me ne fregasse, vabbè. Ha detto che sperava che se fossero dolcetti li avresti condivisi. Stai zitto, Prince. Tocca comprare il Kijan. Ha messo il gioco della battaglia di Inksans. Che è Inksans? Ha messo il nome detto senza che lo inserissi io. Mi sa che oggi non dormo. Tu cavare il Kijan. 22 Kromer. Kromer. Proviamo a prendere questo S Potion quando costa poco, tipo. 95. Quando costa pochissimo. Money no. Ah no, 17, cazzo, no, 17. Non si può più parlare, vero? Che modalità sta facendo la pacifica o quella più lenta? Non c'è una vera modalità in Deltarune, in realtà. Mansion Basement, trovalo. Una strana... uno strano intruglio fatto di quadrati colorati. Ti avvelenerà. Kijan. Uno strano programma che ti aprirà certe porte. Fra l'altro il Kijan sono i programmi che ti creano le chiavi d'accesso ai programmi quando li cracchi, quando li prendi illegalmente. Comunque, essenzialmente Deltarune si basa sul fatto che non hai scelte, quindi io semplicemente gioco risparmiando tutti per collezionismo, perché quelli che risparmi ti compaiono nella città, quindi vedremo. Ragazzi, Mensho. Direi che salviamo. E o domani o sabato. Oggi è giovedì, vero? Sì, oggi è giovedì. Quindi o domani o sabato faremo questo ultimo episodio. Domani vedo in base ai miei impegni della serata. Per scoperto United trova essere fatto PS anche Portable. E United è divertente. A me, ragazzi, non piace il MOBA, mi dispiace. Comunque, usciamo un attimo e vediamo chi raidare. Vediamo chi raidare. Allora, vediamo chi c'è online. C'è il Maseo, ma è un dubito. C'è nessuno di interessante, eh? Chi dice il contrario è un palle. Sono un palle, mi dispiace. No, io non ho idea. Se voi avete qualche idea, facciamo un raidino. Altrimenti, prossima volta, dai. Allora, ritorno in Just Chatting. Aspettate un attimo. Uscito il secondo episodio di Pokémon Evoluzioni. Non me ne frega niente. Non mi piace. No, ho visto che c'era il primo, quello con Buff Dandel, tipo. Dandel
Pompatissimo. Andiamo con qualcun altro e fa Deltarune. Ottima idea, Roma ha detto. Ottima idea, cerchiamo. Spero di non vedere spoiler, però. Io vi mando, se non volete spoiler, uscite subito. Così, categoria. Anzi, andiamo da qualcuno che sta facendo Deltarune capitolo 1, dai. Se no, dai, capitolo 2, vediamo. Ordine e filtra, mettiamo. Italia. Così, ecco, fatto. Applica, vediamo chi c'è in Italia che sta giocando. Pokémon Next, no, grazie. Ci sono io. E c'è Itzkuro Agea, però è in pre-live. Facciamo raid a Dada, dai, facciamo raid a Dada. Come cazzo si scrive? Dada, ok. Tanto non ci vedrà però facciamo, proviamo. Allora. Raid. Almeno non rischiamo di spoilerarci qualcosa. E dada. Boh. Alla prossima, ragazzi. Ci vediamo presto. Mi raccomando, se non ci siete, entrate sul gruppo Telegram, sul canale Telegram, che lì annuncio quando ci sono le live. Non so se la farò domani. Sicuramente la farò sabato. Vediamo se la facciamo anche domani, in base agli impegni. Alla prossima, ragazzi. Grazie mille a tutti i nuovi. Spero che vi sia piaciuto questo tipo di live, anche se sono molto lento e teorizzo tanto. Alla prossima, ragazzi. Ciao.